E gli oratori di oggi sono uno storico e un geografo. Però non vi parleranno soltanto di date, di battaglie o di guerre, o neppure di confini geografici, ma affronteranno due argomenti di enorme attualità: la democrazia e la società multimediale. Questi sono argomenti molto citati, molto urlati e spesso usati come clavi, ma in realtà sono poco approfonditi. Io confido che i nostri due oratori, che sono esperti universalmente riconosciuti, ci aiuteranno a capire più dettagliatamente come sono nati questi due temi e quali possono essere le possibili evoluzioni nel prossimo futuro, cioè nel tempo che vi vedranno ancora molto più attivi di quanto magari potete esserlo adesso. Il primo oratore è il professor Alessandro Barbero, che è un torinese di cultura, nato a Torino, attualmente lavora a Torino e si è laureato a Torino, quindi completamente, diciamo, maturato in Sabaudo. E ha conseguito però il dottorato alla Scuola Normale di Pisa, poi è venuto qui alla nostra università, dove c'è stato diversi anni, credo 14 anni, da ricercatore. Poi in rapida successione, nel giro di 4 anni, è diventato professore associato e professore ordinario ed è tornato nel Piemonte, per la verità nella università, nell'università che si chiama Piemonte Orientale. Ci sarebbero tante altre cose da dirvi del professor Barbero, ma siccome conosco la vostra generazione, andate su internet e trovate tutto quello che volete, e anche su YouTube potete trovare tutto quello che volete del professor Barbero. Per quanto riguarda il professor Salvatori, che sarà il secondo oratore, ne parleremo al termine di questa presentazione. Prego. Oh, bene, buongiorno a tutti. Allora, il tema che mi è stato affidato per questo incontro è, come avrete visto, l'idea di democrazia oggi. Il tutto all'interno di un ciclo che si chiama Prepararsi al futuro. Ora, forse è bene che io chiarisca subito che, essendo uno storico, del futuro non ho la più pallida idea, come tutti quanti noi, nessuno ha la minima idea di che cosa succederà nel futuro. L'unica cosa al massimo che si può pensare di aver imparato dopo aver studiato la storia per una vita, al limite può essere questa: succederà di sicuro qualcosa di brutto, ma non quello che ci immaginiamo adesso. E quindi è abbastanza inutile in realtà provare a immaginare cosa succederà nel futuro. Prepararsi però vuol dire un'altra cosa. Prepararsi vuol dire ragionare sull'oggi. Non insisterò troppo sul fatto che anche dell'oggi gli storici non ne sanno niente di solito, altrimenti farebbero un altro mestiere. Però le radici dell'oggi, questa è una grande banalità ma mi tocca dirla, le radici dell'oggi stanno nel passato, ed è questo in realtà quello che io cercherò di fare, cioè cucire qualche spunto su cosa vuol dire democrazia, che è un problema che può interessare anche a noi oggi, andando a vedere cosa ha voluto dire in passato e come si è creata per stratificazioni successive l'idea di democrazia. La democrazia come noi la conosciamo e la immaginiamo, la pratichiamo oggi. Tutto questo vuole anche dire che non è ovvio cosa vuol dire democrazia. E quindi questo sarà in realtà il vero filo conduttore. Non è ovvio, né la gente è mai stata del tutto d'accordo su cosa voglia dire democrazia. È una bella parola oggi, è stata una brutta parola per moltissimo tempo agli occhi di un sacco di gente, ma che cosa voglia dire bisogna ragionarci su. Detto questo, siccome ho accennato appunto al problema della parola e di quello che vuol dire, sono andato a fare una rapida ricerca. Quando compare la parola democrazia in italiano? La parola democrazia in italiano compare nel Rinascimento. E uno dei primi scrittori
che la usano, anzi forse il primo che la usa in un contesto di ragionamento un po' libero su cos'è la democrazia, è uno scrittore che era molto famoso alla fine del Cinquecento, che si chiama Tommaso Garzoni, un poligrafo, come si dice, cioè uno che ha scritto un sacco di libri su tutti gli argomenti possibili. Il Garzoni, che qualcuno di voi sta già controllando in internet chi diavolo fosse, il Garzoni scrive, non vi farò molte citazioni letterali, ma questa ve la voglio fare, quindi virgolette, quando la moltitudine, ingiustamente oppressa, tratta dall'ira e spinta da furore, si delibera a vendicare gli oltraggi ricevuti, cioè decide di vendicare gli oltraggi ricevuti, subito ne nasce la democrazia, cioè l'amministrazione del popolo. Allora, siamo nell'Italia di fine Cinquecento, siamo nell'Italia della Controriforma, in un mondo dove anche quei piccoli spazi di autogoverno comunitario che esistevano nel Medioevo si stanno chiudendo, un mondo dove si punta sempre di più sull'idea di gerarchia, di autorità, di controllo dall'alto. Allora, è inevitabile che in un mondo così la democrazia appaia come un eccesso, un estremo, una cosa che non è prevista nell'ordinamento normale. Succede quando c'è qualcosa che non funziona. E, lo avete sentito, ira e furore. Bisogna che la gente sia in preda al furore e in preda all'ira perché si arrivi alla democrazia. Chiaro che in questo c'è un messaggio molto preciso. Basta che il buon popolo sia governato bene, che sia governato con giustizia e non c'è il pericolo di precipitare nella democrazia. È un avvertimento ai governanti, è chiaro che sono i governanti che devono governare. Che governi il popolo è un'assurdità, ma ogni tanto nella storia è successo, il rischio c'è, i governanti sono avvertiti. Governatelo con giustizia il popolo. Oh, il Garzoni non è in realtà il primo scrittore del Cinquecento che usa in italiano la parola democrazia, ce n'era già stato qualcun altro, ma erano tutti autori che pur scrivendo in italiano stavano traducendo o discutendo Platone e Aristotele, perché ovviamente il concetto è di origine greca, è una parola greca, e non è che non lo usassero nell'Italia del Medioevo o del Rinascimento, semplicemente lo usavano scrivendo in latino. In altre parole, era una parola che le persone colte, i dotti, conoscevano, perché i dotti si nutrivano di libri antichi, e per gli antichi questa faccenda, la democrazia, era un concetto importante, molto discusso. Per secoli da noi si pensa che valga la pena di leggere gli antichi e di sapere di cosa discutevano. Certo, a volte discutevano di problemi loro che non hanno nessuna attualità per noi oggi, come questa loro democrazia, e noi la parola la usiamo, ma soltanto quando stiamo leggendo Platone o Aristotele. È un concetto importantissimo, evidentemente, ma morto e sepolto. Dunque dicevamo che la democrazia nasce in Grecia. La parola è quello, in greco classico, ateniese, vuol dire governo del demos, del popolo. Va bene, queste sono banalità che a scuola vi hanno sicuramente raccontato, giustamente. La inventano i greci, la democrazia. Come tantissime altre cose, la filosofia, il teatro, eccetera. Cosa vuol dire che i greci inventano la democrazia? I greci, le città greche, perché quello è un mondo di città e la politica si fa in città, è un mondo di città indipendenti, ogni città è uno stato per conto suo. E il problema è come viene governata la città? E i greci fondamentalmente conoscono tre modi di governare una città. Primo modo, comanda uno solo. Perché il più bravo, il più in gamba, si è costruito un consenso, è riuscito a arrivare al potere, comanda lui, è il tiranno. Salvo che la parola non ha quella valenza negativa che ha assunto per noi. È un termine neutro, tiranno.
Vuol dire un cittadino che è riuscito a imporsi e comanda avendo creato un consenso collettivo. Se il tiranno non è bravo, se non c'è il consenso, prima o poi gli fanno la pelle. E quindi non è così che deve funzionare. Deve funzionare con un tiranno bravo che la maggioranza dei cittadini appoggia. Dopodiché comanda lui. Oppure comandano in pochi. Chi? Quali pochi? I migliori, dicono loro stessi. Quelli che pensano di essere i migliori e che possono anche dimostrarlo, siamo i più ricchi, per esempio. Siamo i più colti, siamo quelli che hanno avuto tempo nella vita per studiare, per andare in palestra, per fare musica, per fare sport, per fare ginnastica, per fare filosofia, non come la marea di voi altri poveracci che state in bottega tutto il giorno a faticare. Noi che siamo nati ricchi, ovviamente siamo migliori di tutti voi. E quindi nel vostro stesso interesse, popolo, è bene che lasciate comandare noi pochi. I greci la chiamano oligarchia, oligoi, pochi, i pochi. Comandano i pochi, i migliori. Secondo la maggior parte dei greci colti e di buona famiglia, alla fine, stringi stringi, l'oligarchia è il sistema migliore. Comandiamo noi che siamo i migliori, sappiamo prendere le decisioni. Peccato che non sempre il popolo è d'accordo. Non sempre il popolo è convinto che effettivamente i migliori, essendo più preparati, guideranno la città nella direzione che fa comodo a tutti. Ogni tanto il popolo inspiegabilmente si convince che i migliori fanno solo i loro propri interessi e che sarebbe meglio se anziché i migliori comandassero tutti. Democrazia. Ogni singola città greca ha avuto storie diverse, ci sono città che avranno sempre un governo oligarchico, altre che conoscono delle alternanze. La più famosa delle città greche, perché quasi tutti i grandi scrittori e artisti che conosciamo sono nati lì o hanno operato lì, Atene, per lunghi periodi è una democrazia. Dunque potremmo pensare, siccome anche noi viviamo in democrazia, che grosso modo ci sia una somiglianza fra come funzionava la politica ad Atene e come funziona da noi. In realtà, al di là del nome, la somiglianza è poca. E questo è interessante perché fa anche riflettere. A me, ragionando su queste cose, è venuto da pensare a come povero in realtà è il nostro linguaggio. Perché la parola democrazia la usiamo per indicare sistemi in realtà piuttosto diversi. Poi per distinguerli diciamo sì, democrazia diretta, democrazia rappresentativa, però la chiamiamo sempre democrazia. È possibile che sia giusto così, però certamente c'è un rischio di equivoco. Cos'era la democrazia ad Atene? La democrazia ad Atene funziona così. I cittadini decidono tutto e decidono tutto loro, tutti insieme, in assemblea, senza delegare qualcuno che viene eletto e poi governa. Decidono loro. Vale la pena di fare una piccola premessa? Sì, facciamola. I cittadini, cioè tutti, tranne le donne, tranne gli immigrati, tranne gli schiavi. A questo punto ai nostri occhi potrebbe sembrare una specie di parodia di democrazia. Loro invece, come quasi tutte le società esistite al mondo, danno per scontato che la politica la fanno gli uomini, le donne fanno altre cose, danno per scontato che gli schiavi sono schiavi. L'unica differenza è che magari in certe città gli immigrati, i meteci, potevano partecipare di più e ad Atene invece neanche per sogno, o quasi. Però insomma, dal loro punto di vista era la democrazia, accidenti, il sistema più largo che c'è. Vuole comunque dire che decine di migliaia di persone, se parliamo di Atene, e tutti uguali, uno vale uno, partecipano alle decisioni. Certo, decine di migliaia sono tanti, ci vuole uno spazio molto ampio per radunarli tutti. Poi per fortuna non vengono mai tutti. Anzi, un sacco di gente si accontenta di sapere che se volesse potrebbe andarci. Però oggi ho da fare, non ci vado.
E quindi non c'è bisogno che il luogo dell'assemblea, la collina della Penice, possa tenere effettivamente 50.000 persone, basta che ne tenga 5.000, 6.000, è difficile che ci sia più, siano di più, anzi a volte sono di meno, perché la gente si è annoiata, ha altro da fare. Ma fatto sta che tutte le decisioni sono prese lì. Ci sono delle magistrature che decidono di cosa bisogna discutere. La finiamo questa guerra con Sparta che dura da un sacco di anni e che ci costa un sacco di soldi? Gli spartani hanno fatto sapere che sarebbero anche disposti ad aprire un negoziato di pace. La facciamo questa pace o vogliamo continuare la guerra? Domattina si decide. Il mattino dopo tutti quelli che sono interessati vanno lì. Sulla guerra con Sparta è probabile che la collina si riempia in fretta. A volte c'è da discutere delle cose che interessano di meno e allora quelli che hanno riunito l'assemblea si accorgono che c'è veramente poca gente. E allora cosa si fa? Allora si mandano i poliziotti sciti con le corde dipinte. I poliziotti vanno giù in piazza con delle corde intinte nel colorante, nella vernice, e cominciano a spingere dai vari lati della piazza. Quelli che sono lì a quel punto sono convocati ad andare all'assemblea, perché non c'è il numero legale, ci dovete andare. Le corde sono dipinte perché se uno si divincola e se ne torna a casa perché non c'ha voglia, però poi gli rimane la macchia di colore sul vestito, è un mondo povero, tutti hanno un solo vestito, e di conseguenza prima o poi gli arriverà la multa da pagare, perché quel giorno c'era convocazione obbligatoria e non c'è andato. Quando i poliziotti hanno spinto abbastanza gente, allora si apre l'assemblea. Ma questo, ripeto, è il caso estremo, lo racconto perché è una cosa buffa. Tutti quelli che vogliono ci vanno comunque. Magari faccio anche un altro commento prima di andare avanti con quello che succede all'assemblea. Un altro commento sui poliziotti, perché anche quello è istruttivo. I poliziotti sciiti, vi dicevo. I poliziotti sono tutti barbari. Nessun cittadino fa il poliziotto. Sono barbari, per qualche ragione che mi sfugge, sono reclutati fra il popolo degli sciiti e sono schiavi. Sono schiavi del pubblico, dello Stato ateniese. Sono schiavi perché nessun cittadino farebbe uno sporco mestiere come dover appunto arrestare la gente, torturare i testimoni, ben inteso torturare i testimoni se i testimoni sono schiavi o immigrati, perché nessun cittadino può essere torturato, ci mancherebbe. E i cittadini sono ben contenti che i poliziotti siano schiavi perché il poliziotto deve stare al suo posto e deve trattare con i guanti i cittadini, ci mancherebbe che osasse il poliziotto alzare la voce con un cittadino, quindi è bene che siano schiavi. Dopodiché l'assemblea è riunita, qualcuno si iscrive a parlare, sale su, parla, c'è quello che dice no, la guerra bisogna continuarla, quei bastardi degli spartani, lo sapete chi sono, no? Li conoscete, già al tempo dei nostri nonni, vi fidate? No, non fidiamoci. E poi si vota, sì, facciamola questa guerra, sì, qualcuno contro? Va bene, la guerra continua, l'assemblea ha deciso. E l'assemblea è sovrana, la gente è andata lì, ha gridato, ha battuto i piedi e ha deciso. E i tribunali funzionano allo stesso modo. C'è la giuria popolare, ma per evitare che sia un gruppetto proprio preso a caso, la giuria popolare è composta da 500 cittadini. Così siamo sicuri che c'è una partecipazione piuttosto ampia e che a tutti i cittadini capita spesso di essere chiamati a sedere in tribunale. Non ci sono magistrati. Figuriamoci se i cittadini affidano a degli specialisti una cosa importante come decidere i processi. Lo decidiamo noi. Siamo in democrazia e decidiamo noi. Questa è la democrazia per gli ateniesi. E siccome c'è questo problemino che effettivamente la brava gente deve lavorare anche, non è che sempre puoi mollare la bottega per andare, ti hanno convocato giurato in tribunale. Ci devi andare, però è una grossa scocciatura certe volte. Non c'è problema. Decidiamo che si paga la giornata di lavoro al cittadino che è stato sorteggiato per andare in tribunale. E perché questa è la democrazia e tutti devono poter partecipare. Dopodiché, qualche anno dopo, qualcuno dice sì, ma a parte il tribunale, ma anche l'assemblea, dove possono andare tutti, però c'è questa stortura che chi quel giorno lavora magari non può andare. Non c'è problema, paghiamo la giornata di lavoro anche al cittadino che va all'assemblea per votare.
perché bisogna che tutti possano partecipare senza avere problemi di nessun tipo. Lo Stato ateniese è ricco, paghiamo la giornata di lavoro a tutti quelli che vanno quel giorno a discutere e a votare. Ovviamente, capite, sono decisioni prese in assemblea e tutti conoscono le dinamiche con cui funzionano le assemblee. C'è chi parla più forte e chi ha meno coraggio di parlare, ci sono le maggioranze che si formano rapidamente e poi diventa difficile mettersi contro, c'è il rischio dell'intimidazione, ci sono quelli che sanno parlare bene e quindi quando sono loro lì che parlano la gente pende dalle loro labbra e poi si vota come hanno chiesto loro. Ci sono quelli che hanno capito come si tratta il popolo, che bisogna promettere. Se fate come dico io vedrete che le cose andranno ancora meglio, aumenteremo il rimborso spese. Allora, questi sono quelli che i loro nemici chiamano i demagoghi, quelli che sanno guidare il popolo, perché il popolo decide ed è sovrano, ma se c'è un politicante abile che sa guidarlo, arriva dove vuole lui. Indubbiamente i nemici della democrazia hanno ragione a dire che certe volte l'assemblea prende delle decisioni tremende sull'empito dell'emotività. Per dire, durante la guerra del Peloponneso, verso la fine della guerra del Peloponneso, è la grande guerra tra Sparta e Atene che dura tanti anni e che alla fine mette in ginocchio Atene. Atene sta già perdendo questa guerra quando arriva la notizia di una grande vittoria, una grande battaglia navale alle isole Arginuse. La flotta spartana è stata distrutta. Entusiasmo generale, i nostri strateghi hanno vinto una grande battaglia. I 10 strateghi che comandavano la flotta, naturalmente non sono dei militari di professione, non esistono militari di professione. Figurati se il popolo affida degli specialisti una cosa così importante come la direzione della guerra. Quando c'è da comandare un esercito o una flotta si vota e il popolo decide chi la comanda. Per evitare guai ne mandano tanti. Gli strateghi che comandano la flotta alle Arginuse sono 10, così almeno qualcuno che ci capisce qualcosa si può sperare che ci sia. Subito dopo arriva però la notizia che dopo la battaglia gli strateghi non si sono fermati in mare a raccogliere i feriti, i naufraghi e specialmente a recuperare i cadaveri dei morti. Non quelli dei nemici, di quelli non frega niente a nessuno, ma i nostri. Il popolo si indigna. La cosa peggiore non è, come potrebbe sembrare a noi, che non hanno raccolto i naufraghi, ma che non hanno recuperato i cadaveri. Perché dare sepoltura ai cadaveri è una delle cose centrali nel loro immaginario, è una delle cose più sacre. Ci sono grandi tragedie greche che si incentrano su questo problema. Allora, di colpo l'umore del popolo cambia. Prima si voleva convocare l'assemblea per dare la medaglia ai 10 strateghi, invece l'assemblea viene convocata e all'ordine del giorno c'è: chiamiamo indietro gli strateghi per giustificarsi e li processiamo per questo sacrilegio. Gli strateghi vengono richiamati indietro, quelli che hanno capito l'aria che tira non tornano, quelli che tornano vengono processati per sacrilegio, condannati a morte e giustiziati. E il popolo ha deciso. E naturalmente la stessa cosa succede nei processi con queste giurie di 500 cittadini presi a caso ai quali si chiede: condanniamo a morte Socrate? Dice: ah sì, Socrate, l'ho sentito parlare, uno, ecco sì, qual è l'accusa? Questo Socrate insegna ai nostri ragazzi e gli insegna che non esistono il bene, il male, il giusto e l'ingiusto, che uno che è andato a scuola ha imparato a parlare può dimostrare tutto quello che vuole. E gli dei non è ben chiaro neanche loro se esistono, anzi forse no, è un ateo questo Socrate. Sarà mica perché abbiamo un ateo in città che stiamo perdendo la guerra del Peloponneso, perché agli dei non piacciono gli atei. E allora vogliamo liberarci di quest'uomo che ci corrompe i giovani? Chi vota per condannare a morte Socrate? Io, benissimo, maggioranza, condannato a morte Socrate, andate a prendere la cicuta. È chiaro che un sistema così suscita delle opposizioni. Ad Atene c'è un'elite che guarda caso è composta dai ricchi, da quelli che hanno studiato, che fanno sport,
che sono quelli che possono permettersi di andare alle Olimpiadi e magari vincerle, che hanno i cavalli, vanno a cavallo, fanno tutte queste belle cose e studiano, leggono, frequentano i filosofi, sono quelli che andavano a scuola da Socrate. E adesso il popolo Socrate l'ha fatto fuori, però appunto molti nell'elite cominciano, da sempre si sono detti che questo è un sistema bestiale, è un sistema delirante, demenziale, non ha nessun senso. È un sistema schifoso. Com'è possibile che un ignorante qualunque voti e il suo voto vale quanto il mio? Ci sono delle opere scritte nel IV secolo per dimostrare dettagliatamente quanto è folle la democrazia. Per esempio un'opera che si chiama La Costituzione degli Ateniesi, attribuita a Senofonte, anche se non è sua, probabilmente, secondo Luciano Canfora, è di Crizia. Filosofo, poeta, allievo di Socrate e poi uno dei capi dei 30 tiranni che dopo la sconfitta nella guerra contro Sparta per breve tempo abbattono la democrazia, fanno un mare di sangue, di vendette e poi vengono loro stessi uccisi quando la democrazia ritorna. Crizia, poeta e filosofo, allievo di Socrate, che è uno di questi 30, avrebbe probabilmente scritto questo trattato per dimostrare quanto è folle la democrazia. Cioè un sistema in cui quelli che decidono sono ignoranti, non sanno niente, non sanno ragionare, non sanno pensare, perché anche per ragionare bene bisogna essere andati a scuola, dicono, e non possono avere neanche scrupoli morali, perché anche la morale è una cosa che si impara ragionandoci su. Questi sono i pensieri di Crizia, ben inteso, non è che lo sto dicendo io, questo è il pensiero di chi trova che la democrazia è un sistema disastroso. E quindi non c'è morale, tant'è vero che chi è che comanda davvero in democrazia? I demagoghi, gli spregiudicati che per affermarsi promettono al popolo qualunque cosa, poi i soldi se li mettono in tasca loro. C'è una scena di una commedia di Aristofane in cui padre e figlio discutono e il padre è un vecchio fanatico della democrazia, entusiasta. Al mattino si sveglia e non vede l'ora, ma hanno sorteggiato per andare in tribunale. Vediamo che processo c'è. E se non devo andare in tribunale vado in assemblea comunque, non vede l'ora. E il figlio gli dice, ma papà guarda che ti prendono per il naso. Come mi prendono per il naso? Io vado e mi pagano anche la giornata. Allora il figlio si mette a fare i conti su quali sono le entrate annuali dello Stato ateniese, poi calcola quanto viene speso per pagare la giornata ai cittadini, e viene fuori che viene spesa una piccolissima percentuale dei guadagni. A questo punto il padre comincia a ragionare, già, ma allora i soldi dove vanno? E il figlio risponde, se li mettono in tasca i capi del partito. Siamo nell'Atene del V secolo avanti Cristo, in democrazia. Allora è chiaro che gli oppositori hanno buon gioco a trovare degli argomenti. Dopodiché la conclusione qual è? Visto che la democrazia fa schifo, dobbiamo comandare noi pochi, che siamo i migliori, e gli altri zitti a lavorare. A quel punto dov'è che ti fermi? Non è facile fermarsi. Crizia, o chiunque abbia scritto la Costituzione degli Ateniesi, alla fine dice, dopotutto noi che siamo i migliori dovremmo governare, far politica, gli altri devono lavorare e basta. E visto che devono lavorare e basta, tanto varrebbe che fossero tutti schiavi. La società ideale è quella in cui la stragrande maggioranza delle persone sono schiavi, dei pochi migliori che governano. Quello che è sicuro è che non c'è nessuna stabilità in questo sistema. È un sistema in cui ci sono forze contrapposte e dove i filosofi certo ragionano su cosa è migliore per la città, ma poi le parti in causa sanno benissimo che stanno combattendo per decidere cosa è migliore per loro. Se io sono uno dei pochi, cerco di ottenere ciò che è meglio per me, cioè che comandiamo noi pochi, e il popolo chi se ne frega dei suoi interessi. Se io sono uno dei tanti, sostengo la democrazia, il sistema che è il migliore per noi tanti, e i pochi che stiano solo zitti, già contenti che non gli portiamo via tutto. E non li stronchiamo a forza di tasse. Risultato, è inevitabile la lotta, è inevitabile il conflitto. Nessun teorico greco immagina che ci possa essere un sistema politico stabile. Il sistema politico è sempre instabile, perché gli interessi sono divergenti. Aristotele dice, è inevitabile la stasis,
la sommossa, lo stato di guerra civile, inevitabile, fra chi, da una parte, dice Aristotele, i nobili e ricchi, oppure dice anche i potenti e ricchi, e dall'altra i poveri, cioè la massa. Ci sarà sempre qualcuno che non è contento del sistema vigente e che cerca di rovesciarlo. Allora, queste sono le diverse possibilità che i greci immaginano e mettono in pratica per governare una città. Manca, come avete visto, un solo modello. È l'unico modello che i greci non prevedono e rifiutano a priori. Il re sacro. Il re che regna perché gli dèi lo vogliono e che quindi è diverso dagli altri, non è un cittadino, è al di sopra e nessuno può discutere le sue decisioni perché sono gli dèi che lo hanno messo lì. È il modello del gran re dell'impero persiano ed è precisamente quel modello che i greci sono orgogliosi di aver rifiutato. I greci, lo sapete, hanno costruito tutto il loro immaginario, la loro identità sul ricordo di questa cosa. Il gran re ha mandato i suoi inviati da noi per chiederci di sottometterci, dicendo che è volere divino che il suo impero raccolga tutti i popoli e dia la pace e la prosperità a tutti i popoli. E noi sappiamo benissimo che tutti gli altri popoli si sottomettono al gran re e i loro inviati si inginocchiano e picchiano la fronte per terra davanti al gran re in segno di sottomissione. Noi no. Perché noi siamo greci, siamo uomini liberi, siamo nati liberi, di conseguenza gli inviati del gran re li buttiamo in un pozzo, che potrebbe non sembrare il massimo della civiltà per i nostri criteri di oggi, ma invece lo è, perché vuol dire noi con quel modello non abbiamo niente da spartire, neanche ci parliamo. Dopodiché il modello del gran re sacro è assente nell'universo della Grecia classica, ma poi invece a un certo punto prevale con l'impero romano, dove l'imperatore all'inizio è un primus inter pares, ma alla lunga, avendo imparato alcune cosine proprio dai persiani, alla lunga l'imperatore romano diventa una figura sacrale, intoccabile, che regna per volontà divina. Finché ci sono gli dèi può essere più difficile garantire che tutti gli dèi sono d'accordo. Ma per fortuna dal IV secolo in poi, da Costantino in poi, di Dio ce n'è rimasto solo uno, il Dio cristiano. Ed essendoci un solo Dio in cielo, è facile spiegare alla brava gente che ci deve essere anche un solo sovrano sulla terra, il quale ha Dio che gli tiene la mano sul capo. Nelle monete di Costantino da vecchio, mentre quando Costantino era giovane sulle sue monete faceva raffigurare gli dèi che lo proteggevano, il dio Sole, il dio Marte, a un certo punto dalle monete di Costantino, primo imperatore cristiano, gli dèi spariscono e non compare la croce, compare a un certo punto la faccia di Costantino, e sulle monete degli imperatori c'è sempre da una parte la faccia dell'imperatore di profilo o di tre quarti che guarda avanti. Ma sulle monete di Costantino da vecchio, Costantino non guarda avanti, guarda in alto, guarda negli occhi Dio. E tutti i sudditi hanno tra le mani queste monete dove vedono il loro imperatore che dialoga con Dio. E quindi questo è un potere sacro, garantito da Dio, non ha niente a che fare né con l'oligarchia né con la tirannide, perché non è un cittadino che ha fatto politica, che è diventato il tiranno, no, no. È l'imperatore messo lì da Dio. Questo modello dura per molti secoli. È il modello degli imperatori romani che continua nell'impero bizantino, quindi fino alla fine dell'impero bizantino nel 1453. Ma anche in Occidente, dopo la caduta dell'impero romano, i re barbari che prendono il potere conservano lo stesso modello. Un re longobardo o un re franco è una figura messa lì da Dio e che nessuno può contestare. Quando il re dei Longobardi, Rotari, nel 643, sono più o meno gli stessi anni in cui all'altro capo del mondo mediterraneo stanno scrivendo il Corano, e mentre laggiù scrivono il Corano, in Italia il re Rotari fa scrivere le leggi dei Longobardi,
con un prologo in cui dice che se qualcuno si macchia di omicidio ovviamente deve pagare un risarcimento o subire una vendetta, ma se l'omicidio è stato commesso per ordine del re, allora nessuno ha diritto a risarcimenti o vendette. Il re può fare uccidere chi vuole, perché i cuori dei re sono nelle mani di Dio e nessun uomo può contestare quello che fa il re. Dove i cuori dei re sono nelle mani di Dio è una citazione biblica dai Salmi. Quindi l'impianto del cristianesimo sostiene l'immagine di un potere regio assoluto. Fino a quando dura questa roba? Beh, da un certo punto di vista i re hanno continuato a raccontare ai loro popoli che loro regnano per grazia di Dio fino al XIX secolo. È stata dura farli smettere. Ancora quando nasce il Regno d'Italia nel 1861, la formula con cui Vittorio Emanuele II è proclamato re d'Italia è re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione. Gli hanno spiegato che la volontà della nazione bisognava metterla, perché ormai c'è un sistema liberale, c'è il Parlamento, i partiti, la libera stampa, però il re, la grazia di Dio, non è riuscito a rinunciare, è troppo forte questa cosa. Quindi da un certo punto di vista i re hanno continuato a raccontare ai loro sudditi che regnavano per grazia di Dio fino al XIX secolo. Diverso è il discorso se la domanda diventa fino a quando la gente ci ha creduto, o anche fino a quando nessuno ha osato dire che magari non era così. In realtà qualcuno ha osato dire che non era così già molto prima del XIX secolo, in pieno Medioevo. È nel Medioevo che si scopre che forse l'idea che i re regnano per grazia di Dio se la sono inventata loro ed è una frottola. È in quel momento che tutti avete studiato, che evoca in genere ricordi polverosi di capitoli antipatici del manuale, la lotta per le investiture, Gregorio VII, Enrico IV, Canossa. Allora, quella roba lì in realtà è importante, perché vuol dire che davanti al potere dell'imperatore messo lì da Dio c'è un altro potere, anche quello messo lì da Dio, il Papa. E il Papa, abbastanza sicuro che nessuno può negare che sia Dio che lo ha messo lì, perché insomma lui è il successore di San Pietro, e a San Pietro è lui in persona che ha detto: tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa. Quindi il Papa è tranquillo: io sono qui perché mi ha messo qua Dio. Quanto all'imperatore, siamo proprio sicuri? Nel momento più duro della lotta per le investiture, Papa Gregorio VII, in una lettera a un vescovo tedesco, Ermanno di Metz, mi pare, gli spiega che non è vero niente che i re sono messi lì da Dio e che sono quindi alla pari della Chiesa. Per prima cosa gli dice: ma scusa, ma ragiona, alla pari della Chiesa? Noi sì che ci ha messi qua Dio. Pietro, l'impero, mi risulta, esiste fin dai tempi dei pagani. L'impero romano esisteva già prima del cristianesimo, è stato fondato da gente che credeva negli dèi, ma figurati se possono essere alla stessa altezza del papato. Ma al di là di questo, dice il Papa, se tu mi chiedi come è nato e perché è nato il potere imperiale, e quello dei duchi, dei principi, io ti dico, dice il Papa, anzi no, non dice io ti dico, dice: tutti sanno che l'imperatore e i principi regnano perché sono i discendenti di quelli che hanno rubato più degli altri, che hanno rubato, hanno ucciso, hanno tradito, hanno arraffato quello che potevano, perché il diavolo li spingeva a voler accumulare potere, a volersi mettere al di sopra degli altri. Brutta cosa, dice il Papa, volersi mettere al di sopra degli altri, perché gli uomini sono tutti uguali, Dio li ha creati tutti uguali. È chiaro che è il diavolo che ha messo in testa a qualcuno di essere superiore agli altri. Allora, ovviamente Gregorio VII non vuole fare il comunismo o l'anarchia, vuole un sistema in cui chi comanda prende ordini da lui, cioè dal Papa, e non si permette di dire: io non prendo ordini da nessuno perché i cuori dei re sono nelle mani di Dio. Questo al Papa non piace.
Sta di fatto però che quando in una civiltà cominci a mettere in circolo certe idee, diventa difficile estirparle. Il dubbio è stato seminato. I re continuano imperterriti a dire che loro regnano per volontà di Dio. La gente, certa gente, tanta gente, ogni tanto si dice: ma sarà poi vero o è una balla che si sono inventati loro? L'idea riemerge in tantissimi testi, sia nei testi di speculazione teorica, filosofica, teologica, in latino, ma anche nella letteratura. Perché il re è lì? Chi l'ha messo lì? Forse non è vero che l'ha messo lì Dio. Ragionamenti di questo tipo non portano necessariamente a dire: allora buttiamolo giù il re, ma portano a ragionare un po' su quali sono i suoi doveri. Perché se non l'avesse messo lì Dio, allora come si spiega che c'è il re? Dopotutto è vero, eravamo tutti uguali all'inizio. Dio ha creato tutti uguali. Tenete conto che nella cultura medievale, accanto alla radice cristiana, che si alimenta continuamente della lettura della Bibbia, c'è un'altra radice, è quella classica. Chi ha studiato e chi parla in pubblico, chi insegna alla gente, conosce anche la cultura classica. E nella cultura classica c'è un'altra immagine, l'età dell'oro, che non è il paradiso terrestre, ma insomma le due cose possono coesistere. La contraddizione non fa troppa paura. E dunque sì, c'è stata l'età dell'oro, quando gli uomini erano tutti uguali. Erano tutti uguali, nessuno diceva: questo è mio. Si viveva tutti insieme. Bello. Poi a un certo punto è finito. È finito quando il primo cretino ha costruito uno steccato intorno a casa sua dicendo: questo è mio, non ci entra nessun altro. E poi c'è entrato uno e quell'altro gli ha spaccato la testa. E allora dopo un po' gli uomini si sono accorti che non era possibile continuare così. Bisognava mettere qualcuno sopra tutti quanti che mantenesse l'ordine. Bisognava scegliere qualcuno che garantisse che non ci si ammazzava a vicenda. Questa cosa viene raccontata in quello che è forse il più grande bestseller del Medioevo, il Roman de la Rose, un romanzo in volgare francese del 200, tradotto, ipertradotto, ipercopiato, lo conoscevano tutti. Nel Roman de la Rose si racconta che è proprio successo così: a un certo punto gli uomini si sono accorti che bisognava nominare un re. L'ha deciso la gente di nominare un re. E come hanno fatto? Beh, hanno preso il più grande e grosso di tutti, un contadinaccio nerboruto, gli hanno messo in mano una clava e gli hanno detto: tu d'ora in poi fai il re, perché abbiamo bisogno di uno che mantiene l'ordine. Allora, capite? Questo vuol dire che il re c'è, va bene. Purtroppo è una brutta cosa, ma tocca accettarlo perché senza è peggio, però il re ha degli obblighi, il re è stato messo lì da noi e dunque il re in qualche misura deve rispondere a noi. L'idea che il re, sono due cose: uno, il re deve agire nell'interesse pubblico, e due, il re deve colloquiare con il paese. Primo, il re deve agire nell'interesse pubblico, non c'è dubbio. I teologi medievali si interrogano su questo tema. Negli scritti degli antichi hanno trovato la parola tiranno. Certo, la realtà del tiranno, come poteva essere Pisistrato nella polis di Atene, non c'è più, o non più tanto. Poi sì, i Visconti in Italia faranno una cosa simile, i Medici a Firenze, ma insomma per gran parte del Medioevo non c'è una realtà così. Però questa parola tiranno aleggia e acquista allora quel senso che gli diamo noi oggi. Il tiranno è uno che comanda ma fa quello che vuole lui, non fa l'interesse pubblico. E allora se uno non fa più l'interesse del popolo, il popolo è obbligato a obbedirgli lo stesso? Sì, dice qualcuno, perché è Dio che lo ha messo lì e quindi il popolo non può ribellarsi. Ma i teologi che ragionano su questo, uno dopo l'altro, fino a Tommaso d'Aquino, sono tutti d'accordo, neanche per idea. Il popolo può ribellarsi quando il sovrano non fa l'interesse di tutti. Può ribellarsi, deve ribellarsi. Può ammazzarlo il re? Certo che può ammazzarlo il re ingiusto, il popolo.
Questo è consenso comune della teologia di quei secoli. Poi l'altro discorso è il fatto che il re deve ascoltare e negoziare, non può, sulle cose veramente importanti, non può decidere senza aver ascoltato il parere del paese. E quali sono le cose veramente importanti? Vi stupirà, ma per gli uomini del Medioevo la cosa più importante di tutte quando si trattava del re era che tocca pagargli delle tasse. E allora, se bisogna pagargli delle tasse, precisamente su questo il re non ha nessun diritto di venire a prendere il mio, mi deve chiedere il permesso. Intendiamoci, mi deve chiedere il permesso a me personalmente? Qui non dobbiamo esagerare. C'è chiaramente nel Medioevo l'idea di un interesse collettivo e di un paese che si confronta col re. Poi, in molti casi, il paese è rappresentato da principi, duchi e baroni, i quali sono i grandi del regno, e si dà per scontato che sono loro che discutono col re interpretando la volontà collettiva. E anche la Chiesa, che inquadra tutta la popolazione da un altro punto di vista, e anche il clero, i vescovi, anche loro devono essere consultati dal re perché anche loro rappresentano il paese. Ma poi verso la fine, diciamo dall'inizio del 300 in poi, in pieno Medioevo, quindi ancora nel pieno basso Medioevo, quando ormai l'Europa è piena di città organizzate a comune e piene di soldi, e allora si comincia a pensare che il re deve discutere anche con le città una per una, che mandino dei deputati le varie città e vengano un po' a sentire quello che vuole il re. Questa cosa si chiama il Parlamento, si chiama anche in vari altri modi, ma fondamentalmente è l'invenzione di quello che noi chiamiamo il Parlamento. Parlamento significa che un sovrano, quando ha una decisione molto importante da prendere e soprattutto quando vuole mettere delle tasse, che se Dio vuole non sono permanenti, eccetera, si mettono di volta in volta quando ce n'è bisogno, il meno possibile, si spera, ma quando ce n'è bisogno il sovrano deve convocare un'assemblea in cui vengano i nobili, in cui vengano i vescovi, e anche i rappresentanti delle città, e quindi può capitare che perfino qualche mercante, qualche artigiano viene convocato in rappresentanza della sua città a queste assemblee. In Francia li chiamano i tre stati, o anche gli stati generali, e il re deve dimostrare all'assemblea che quei soldi gli servono, se vuole poter mettere quella tassa. Gli obblighi contrattuali del re nei confronti del paese, che si traducono quindi nell'obbligo di convocare un'assemblea e discutere, ovviamente fanno a pugni con la dottrina per cui il re è stato messo lì da Dio e risponde solo a Dio. Ai re sta un po' stretta questa cosa, perché loro in realtà continuano a essere convinti che è Dio che li ha messi lì. Allora, siccome gli sta stretta, a un certo punto, nell'età moderna, i sovrani europei cominceranno a vedere se riescono a fare in modo che il loro potere non sia più limitato dall'obbligo di consultare questi stati generali, queste assemblee, questi parlamenti. I sovrani europei cominciano a vedere se riescono a governare con un potere assoluto, dove assoluto vuol dire libero da questi controlli. Alcuni ci riescono. Anzi, l'impressione a un certo punto è che molti ci stiano riuscendo. Il 600, il 700 nei manuali sono l'età dell'assolutismo, perché in effetti molti sovrani riescono a fare a meno di convocare queste assemblee e decidono ormai loro e ripetono che è Dio che li ha messi lì. Ma sotto sotto la gente sa che non è così, e quindi il livello di scontento nei confronti di questo modo di governare c'è sempre, e in certi casi viene fuori. Non tutti i re d'Europa riescono a realizzare questo sogno di un potere assoluto. Ci riesce il re di Francia, per esempio, ma il re d'Inghilterra all'inizio del 600, quando ci prova, e quindi trovandosi di fronte a un parlamento recalcitrante che non è d'accordo con le sue richieste, ebbene il re Carlo I a quel punto dice: sai che c'è? Tutti a casa! Sciolgo il Parlamento ed ora in poi faccio quello che voglio io.
Il re scopre che il Parlamento rifiuta di sciogliersi. Il Parlamento rifiuta di sciogliersi, continua a funzionare anche contro la volontà del re. Quando il re chiama i soldati, anche il Parlamento recluta un esercito, scoppia una guerra civile che viene vinta dal Parlamento, dopodiché il Parlamento arresta il re, lo processa per alto tradimento, cioè per aver tradito i suoi obblighi verso il paese, e gli taglia la testa. In altri paesi, in apparenza, i re invece sono riusciti a liberarsi da questo fastidio, come in Francia, dove per un secolo e mezzo si va avanti senza convocare gli Stati Generali. Se però avete qualche vago ricordo di cosa succede in Francia alla fine del Settecento, sapete come va a finire anche in quel caso. Dopo un secolo e mezzo che il re non governa senza convocare gli Stati Generali, e cioè i rappresentanti del paese, si scopre che c'è un buco di bilancio così spaventoso che l'intero paese rischia di sprofondare. Nella disperazione più totale, l'unica cosa che il re può fare è convocare gli Stati Generali. Dopodiché sapete anche come va a finire. Gli Stati Generali scoprono che a questo punto il re è meglio che stia buono e zitto, comandano loro, il re non è d'accordo, di conseguenza il re viene arrestato, processato per alto tradimento e decapitato. La prassi ormai è quella, si è capito. Quindi, fine dell'assolutismo. Si torna a un sistema in cui il paese si esprime in modo stabile, permanente, con un Parlamento che deve rappresentare gli interessi di tutti. Ma naturalmente quelli che hanno fatto queste rivoluzioni, e potrei citare anche la rivoluzione americana, gli americani non hanno tagliato la testa a Re Giorgio perché era dall'altra parte dell'oceano, se l'avessero acchiappato gliel'avrebbero tagliata, probabilmente si sono dovuti limitare a buttare giù le sue statue, ma comunque mettiamoci anche la rivoluzione americana in questo blocco. Quelli che fanno queste rivoluzioni, come quelli che fanno poi il nostro risorgimento, in maggioranza vogliono eliminare il potere assoluto, non vogliono che si parli più di un potere messo lì da Dio, vogliono che sia chiaro che il re regna per volontà della nazione, e se non c'è più il re, come negli Stati Uniti, che il governo è il governo del popolo, che fa gli interessi del popolo. Costituzione americana, noi, il popolo, decretiamo che, eccetera, eccetera, eccetera. Però ben inteso, quasi tutti, se dovessimo giudicarli con i criteri degli antichi greci, non vogliono la democrazia, vogliono l'oligarchia, vogliono il governo dei migliori. C'è il Parlamento eletto, certo, liberamente eletto, ma mica possiamo far votare quelli che non pagano tasse perché sono troppo poveri. Mica possiamo far votare gli analfabeti che non hanno mai letto un libro, no. A seconda dei casi, comunque, prevale l'idea, ecco, che i migliori, pochi o anche tanti, però non tutti, ecco, i migliori in rappresentanza di tutti. Il secondo presidente degli Stati Uniti, John Adams, che è uno dei padri fondatori, a un certo punto dichiara: la democrazia, finché dura, è più sanguinaria dell'aristocrazia o della monarchia. Ricordatevi, la democrazia non dura mai a lungo, si corrompe, si esaurisce e si suicida. Non c'è mai stata una democrazia che non si sia suicidata. In altre parole, per il presidente degli Stati Uniti, intorno all'anno 1800, democrazia vuol dire un sistema che viene fuori ogni tanto nei brutti momenti della storia, che finisce sempre male, non è assolutamente quello che vi abbiamo dato noi. Noi per fortuna vi abbiamo dato la libertà, ma in un sistema che non si può definire democrazia. Democrazia è ancora una brutta parola. Ovviamente fin dove ci va? Lì sta il negoziato. Per tutto l'Ottocento e l'inizio del Novecento il negoziato è: quanta gente partecipa? Tutti quelli che pagano le tasse? No, solo chi paga almeno un certo livello di tasse. Tutti tranne gli analfabeti. E perché non anche gli analfabeti? No, si discute. La tendenza generale è all'allargamento. Verso la fine dell'Ottocento qualche donna coraggiosa comincia a dire: perché non le donne? Si mettono tutti a ridere. Ma la battaglia è appunto per vedere quanto si può allargare questa cosa. E pian piano, visto che si scopre che la tendenza è all'allargamento, pian piano democrazia smette di essere una brutta parola. Lo era ancora nel Risorgimento per molti.
Quando a Torino il re Carlo Alberto concede lo statuto, che è una costituzione molto moderata, si chiama statuto perché anche costituzione è una parola un po' estremista, invece statuto vuol dire l'ha stabilito il re, l'ha dato lui, e quindi è un po' meno grave, ecco. C'è un Parlamento eletto da un elettorato che credo all'inizio fosse più o meno il 2% della popolazione. Ma insomma è un Parlamento eletto, ci sono i giornali, la libertà di stampa, i partiti. Un mio collega dell'epoca, 1848, professore all'Università di Torino, in una lettera privata scrive: dove andrà a finire questo paese con tanti germi di liberalismo e di democrazia? Dove già il liberalismo fa un po' paura, ma la democrazia. Però a inizio Novecento ormai il discorso è diverso. A inizio Novecento ormai il discorso è dappertutto l'allargamento, il suffragio universale, e quindi a un certo punto l'Occidente scopre di aver creato la democrazia, senza che nessuno l'avesse detto espressamente, però di fatto si è arrivato a questo. Abbiamo la democrazia perché tutti votano. Capite però, vado a chiudere, ormai è quasi un'ora che parlo, capite qual è l'ambiguità di tutto questo? La democrazia per i greci voleva dire tutti votano, nel senso che votano per eleggere un parlamento, ma nemmeno per idea. La democrazia per i greci voleva dire tutti votano nel senso che partecipano a decidere. Chiaro che non si potrebbe fare in un paese di 30 milioni di abitanti, di 50, di... no, non si può. Però in ogni caso sarà perché non si può, ma non c'è dubbio che è un sistema diverso, quello in cui si dice che c'è la democrazia perché tutti contribuiscono a eleggere quei pochi che poi decidono, dalla democrazia come la intendevano gli ateniesi. E anche arrivati a questo punto rimane il vecchio problema. La democrazia l'ha messa lì Dio, vabbè, non l'ha messa lì Dio, ma come dire, la nostra democrazia rappresentativa è una cosa meravigliosa che esprime gli interessi e la volontà del popolo, perché c'è un accordo, un contratto, e tutti sono d'accordo che il sistema giusto è quello. O ci si è arrivati attraverso dei conflitti, delle lotte, perché in realtà gli interessi sono contrastanti, ognuno ha i suoi, e nel gioco dei conflitti alla fine è venuto fuori questa specie di sistema che chiamiamo democrazia. Capite la differenza? È un contratto firmato una volta per tutte, per cui io accetto che mi chiamano a votare, delego i deputati e va bene così. Oppure è solo il frutto di un conflitto e può cambiare in qualunque momento se io non sono d'accordo. Se è un contratto, vincola tutti. Una volta che il Parlamento è eletto e il governo approvato dal Parlamento prende una decisione, non si può cambiare. È un crimine volerla cambiare. Il risultato delle elezioni è sacro. Guai, già solo a manifestare contro si corrono dei rischi, e a mettersi poi contro con la violenza, a quel punto si commette un reato gravissimo. Nel paese più democratico dell'Ottocento, gli Stati Uniti, quando Abramo Lincoln viene eletto presidente degli Stati Uniti, e alcuni degli stati, gli stati del sud, che avevano votato contro di lui, dichiarano che non sono d'accordo, non vogliono avere Lincoln come presidente, perciò escono dall'Unione e fanno la secessione, scoppia la guerra civile, perché il presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, dichiara: in democrazia, una volta che c'è il risultato delle elezioni, nessuno può permettersi di non accettarlo. Non accettarlo è una ribellione che va repressa con la forza. Perciò, siccome in democrazia nessuno può contestare il presidente eletto e dire: ah, allora io me ne vado, gli Stati Uniti attraversano una guerra civile che dura 4 anni, fa 600.000 morti, e durante la quale il presidente Lincoln avrà occasione di ribadire nel discorso di Gettysburg, che è uno dei testi più famosi della democrazia americana, tutti gli scolaretti americani lo imparano. Dopo la grande battaglia di Gettysburg, il presidente Lincoln fa un discorso in cui dice: perché stiamo combattendo questa guerra? Stiamo combattendo questa guerra perché questa nazione, sotto Dio, anche la democrazia è protetta da Dio, rinasca nella libertà, e affinché il governo del popolo, per il popolo e fatto dal popolo, non scompaia dalla terra.
Quindi il nord sta combattendo la guerra civile in difesa della democrazia e del governo del popolo. Se uno andava a chiedere a uno del sud chi era Lincoln, uno del sud avrebbe risposto: un tiranno, un governante ingiusto che vuole fare cose con cui noi non siamo d'accordo e contro cui perciò ci ribelliamo legittimamente. Allora capite, non è ovvio sapere se la democrazia è il frutto di un contratto con cui siamo tutti d'accordo e perciò una volta che si è votato è proibito ribellarsi, o invece è il frutto di un conflitto continuo che può prevedere qualunque tipo di situazione o di intervento. Allora cambia, la manifestazione di piazza, dice: ma il governo ha già deciso, non è giusto manifestare contro. Dipende. Come disse lo scrittore americano Charles Bukowski, la differenza fra una democrazia e una dittatura è che in una democrazia prima voti e poi prendi ordini. In una dittatura non devi perdere tempo a votare. Ma questo, di nuovo, è un punto di vista, chiaramente. Però il problema di fin dove sia lecita la protesta contro le decisioni del governo democraticamente eletto, avallato dal Parlamento, è uno dei problemi grossi delle nostre democrazie oggi. I NOTAV o i gilet gialli, fin dove possono spingersi? Si ha il diritto o no? È da vedere. Poi noi, se dovessimo dire, considerando la storia, l'impressione potrebbe essere che noi apprezziamo moltissimo quelli che si ribellano contro il governo a sassate e a fucilate e fanno centinaia o migliaia di morti per cambiare il governo, perché a noi sembra che la distruzione, la presa della Bastiglia sia stata una grande data, e anche le 5 giornate di Milano ci sembra che siano state una grande data. Certo, uno dice: perché lì si ribellavano contro l'assolutismo. Ho capito, ma anche l'assolutismo diceva che era lì per interesse di tutti. Quindi, insomma, il problema rimane aperto. Chiuderei rapidissimamente, e chiedo scusa se sto rubando un sacco di tempo, ma ho quasi finito davvero. Chiuderei ragionando ancora un momento con voi, appunto, sul contenuto della democrazia, su ciò che intendiamo con democrazia. Certamente noi sappiamo che è importante andare a votare e mandare i nostri rappresentanti in Parlamento, però se io dovessi interpretare l'umore dell'Europa oggi e anche degli Stati Uniti, non direi che il cittadino medio sente profondamente che votando quel partito o quel candidato io partecipo alle decisioni. Non è così. Nella sensazione comune le decisioni le prendono loro, e il fatto che ogni tanto votando possiamo cambiarli è già qualcosa, ma non vuol dire decidiamo noi. Sto un po' semplificando, ma la mia impressione è che sia questo l'umore più diffuso. Per noi democrazia vuol dire soprattutto libertà. Siamo in democrazia, posso dire quello che voglio, e non verrà la polizia a bussare alla porta di casa mia all'alba di domani. È quella la democrazia sostanzialmente per noi. Non che decidiamo, ma che siamo al sicuro. Il che fra l'altro spiega come mai sono delle ferite così forti per la democrazia quei casi in cui scopri che non sei al sicuro, quei casi in cui la polizia ammazza qualcuno di botte. Bolzaneto, a Genova al G8, oppure no, ecco, quei casi lì fanno così impressione, perché in realtà quello che noi sentiamo è che democrazia vuol dire innanzitutto che non ti possono far niente anche se hai detto delle cose che non andavano a fare, ecco, o hai manifestato in piazza. Dopodiché, se uno dovesse dire, far vedere il nostro mondo agli ateniesi, gli ateniesi, guardando il nostro mondo, direbbero: ah beh, è una bella oligarchia, è chiarissimo, i poveri sono tanti e non contano niente, i ricchi sono pochi, sono straricchi, decidono praticamente tutto loro. Ora, questa cosa la direbbero gli ateniesi, ma la dicono anche molti altri, Gli americani e gli europei ci riflettono dall'Ottocento su questo, perché era il problema degli Stati Uniti fin dall'inizio. Tocqueville, che viaggiò negli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento e vide una democrazia all'opera che in Europa non esisteva al suo tempo, ha già questa intuizione. La cosa più importante per la democrazia non è che non debbano esistere grandi fortune, è inevitabile, va anche bene che ci siano gli straricchi, ma che le grandi fortune non dovrebbero rimanere nelle stesse mani, cioè ci deve essere mobilità sociale. In questo modo ci sono i ricchi, ma non formano una classe.
L'ex presidente degli Stati Uniti, venendo a tempi più vicini a noi, Barack Obama. La democrazia crolla quando la persona media sente che la sua voce non conta, che il sistema è sbilanciato a favore dei ricchi e dei potenti o di interessi privati. Un altro ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, che oggi ha 94 anni. Noi oggi siamo diventati un'oligarchia invece di una democrazia. Una citazione di una famosa scrittrice indiana, Arundhati Roy. La democrazia non significa più quel che dovrebbe. È stata sottoposta a revisione in officina. Ognuna delle sue istituzioni è stata svuotata e ci è stata restituita come un veicolo per il libero mercato, uno strumento a disposizione delle multinazionali, per le multinazionali, fatto dalle multinazionali. Avrete riconosciuto l'eco del discorso di Gettysburg, governo per il popolo, fatto dal popolo, ecco. Un grande intellettuale di sinistra, liberal, odiatissimo dai conservatori americani, Chomsky, 90 anni. Il progetto dei principi neoliberali, cioè quelli che governano l'Occidente oggi, è di per sé un attacco diretto alla democrazia. Allora, come vedete, insomma, non è pacifico che oggi ci sia la democrazia, non è pacifico cosa voglia dire. Un punto ultimissimo su cui vi, come dire, propongo una lettura. Tocqueville diceva, va anche bene che ci siano i ricchi, l'importante è che i soldi passino di mano poi. Se la ricchezza è ereditaria, allora la democrazia non funziona più. La lettura che vi propongo, naturalmente, è il librone di Thomas Piketty, Il capitale nel XXI secolo, che è una formidabile analisi economica ma anche storica, che dimostra coi numeri che nel Novecento le fortune cambiavano di mano rapidamente. Se uno andava a vedere chi erano i ricchi, ne trovava tantissimi che si erano fatti da soli, che avevano fatto i soldi in poco tempo. Da qualche decennio ce n'è sempre di meno. Da qualche decennio i grandi ricchi sono gente che ha ereditato i soldi e la possibilità di entrare a far parte dell'elite dei ricchi si sta riducendo rapidamente in tutto l'Occidente. Vuol dire che la nostra democrazia non funziona più, che fa schifo, che non è democrazia? Tutto questo ovviamente non ve lo dirò. Ognuno ci può ragionare su e, come dire, arrivare alla conclusione che vuole. Il problema è aperto, perché il concetto di democrazia è aperto. L'unica cosa che credo valga per tutte le democrazie definite in qualunque modo, quella ateniese o la nostra, credo che sia comunque quello che diceva Winston Churchill. La democrazia è la peggior forma di governo, tranne tutte le altre che sono state provate. Grazie. Bene, dopo questa carrellata storico-sociale, se ci fosse qualche ragazzo, qualche collega che volesse fare delle domande, prego. Non vale, non me l'avevate detto che c'erano le domande. Ciao. Salve, Davide Bufalini di Fisica Teorica, magistrale. Innanzitutto complimenti per l'esposizione, veramente molto interessante, una delle lezioni migliori di storia che abbia mai sentito. E l'altra cosa che volevo chiedere, a proposito di questo problema che c'è oggi, che siamo molto meno democratici, insomma, siamo molto, prendiamo poche decisioni. Mi hanno spiegato che quando uno pronuncia la lettera P in quel microfono succede questo. Lei ha detto poche, è scoppiata la... Cerchi di evitare la lettera P. No, scherzo. Si è già pensato di fare una cosa tipo gli svizzeri, cioè fare il referendum molto più spesso e quindi magari cercare di capire quali sono le tematiche importanti. Non è che uno può fare il referendum per tutte le cose, però per le cose più importanti fare referendum un po' più spesso. Noi facciamo tipo 2-3 l'anno, sono pochissimi. Cioè, si è già pensato a fare una cosa del genere? Come dire, confesso che appunto, essendo uno storico, vivo immerso nel passato e seguo poco l'attualità politica, ma mi pare che ci sia un progetto di legge del governo attuale che mira proprio a rendere molto più facili
innanzitutto le proposte di legge popolari. Tu raccogli le firme e presenti una legge al Parlamento. Questo si può fare anche oggi, dopodiché il Parlamento le nasconde in un cassetto e non è obbligato a discuterle. Il progetto di legge è che queste proposte invece ci vorranno un po' più di firme per presentarle, 500.000 se non sbaglio. Una volta che arrivano queste proposte di legge, il Parlamento è obbligato a discuterle. Se approva la proposta di legge, bene, la legge passa. Se il Parlamento la modifica o la cancella, si va al referendum, in automatico. Quindi la proposta è questa, è in discussione, ci sono ovviamente dei problemi in tutti i casi. E la proposta attuale del governo, se non sbaglio, prevede che si va al referendum e il referendum non ha quorum. Vuol dire che se anche solo 1.000 persone in tutto il paese vanno a votare, il referendum vale. Questo è stato fatto perché da noi invece i referendum hanno un quorum, il 50%, e di recente falliscono quasi tutti. E allora ecco, l'alternativa ovviamente fa anche un po' paura, l'idea che basta che vada uno a votare, non va nessun altro e quello diventa legge. Ma appunto quello che viene fuori quando si ragiona su queste cose è che il sistema perfetto non c'è. Il sistema democrazia, l'ha detto Churchill molto chiaramente, fa schifo, solo che ragazzi tutti gli altri fanno ancora più schifo e quindi lo si cerca di modificare continuamente navigando a vista. Quindi il discorso c'è, con tutte ovviamente i problemi che una valanga di referendum aprirebbe però, ecco. Grazie. Prego, c'è un'altra domanda. Salve, sono Paglialunga Piero. Da sempre studio fisica alla triennale. Volevo chiederle un punto di vista riguardo alla democrazia oggi, a come si intende la democrazia oggi, perché io ho l'impressione che molto spesso si intenda come tutti quanti sono alla pari e possono dire quello che gli pare, e secondo me questo è vero fino a un certo punto, perché ad esempio riguardo le questioni scientifiche, riguardo i vaccini, riguardo il discorso anche climatico, cioè ci sono delle persone che ne sanno più di altre e quindi forse bisognerebbe lasciar prendere da questo punto di vista le decisioni a chi veramente ci ha studiato una vita. Cioè contano veramente le opinioni di tutti quanti allo stesso modo? Guardi, qui bisogna distinguere in realtà, perché un conto è il fatto che quando c'è un problema a carattere scientifico bisogna consultare quelli che se ne intendono, e effettivamente su questo io non ho nessun dubbio. Tenga conto che anche sui problemi scientifici, più spesso di quello che crediamo, gli specialisti sono divisi e non hanno la stessa opinione. Ma detto questo, è chiaro che, per esempio, quello che lei mi vuol far dire è, in sostanza, sui vaccini, se tutti i medici sono d'accordo di dire una certa cosa, i medici e i ricercatori, allora quella cosa lì va accettata, non si può metterla in discussione, vero. L'altro problema è però, una volta che gli scienziati ci hanno detto com'è la realtà, bisogna prendere una decisione politica. E questa decisione politica è bene prenderla avendo ascoltato gli specialisti, ma poi se la prendono i deputati, la prendono persone che non sono affatto specialisti, hanno solo la responsabilità politica di decidere. E se invece la stessa decisione la prende il popolo con un referendum, egualmente la prendono persone che non sono degli specialisti, però hanno la responsabilità politica di decidere. Quindi la questione è, un conto sono gli specialismi scientifici, l'altra questione è la politica, è essa stessa uno specialismo. Per cui le decisioni politiche, che possono essere le più diverse, toccano tutti i campi possibili, etico, scientifico, economico, ecco, bisogna farle prendere a delle persone che sono specialisti del prendere decisioni, oppure le può prendere tutto il popolo tutto insieme? A me ovviamente viene da dire che bello se fosse tutto il popolo tutto insieme, e poi certo condanneremmo a morte Socrate, io non lo so onestamente cosa preferirei io, ma è un dibattito aperto evidentemente. C'è tempo per solo un'altra domanda, altrimenti salutiamo il professor Barbero. Salve, Sara Canoni, laureata in lettere, insegnante precario.
E una mia domanda si riallaccia un po' a quello che ha detto alla fine dell'intervento e all'inizio. Io ho partecipato a delle, diciamo, meeting con altri ragazzi provenienti dall'Europa tra i 18 e i 30 anni e si parlava di questa poca affluenza al voto e tutti pensavano come una, diciamo, soluzione a questo, una tassa da pagare per chi non vota. Quindi la mia domanda è: quanto può essere giusto obbligare? Cioè, mi viene un po' l'immagine dei poliziotti sciiti che conducono, e ad esempio a Malta questo dovrebbe essere tra poco già legge, anche in vista delle nuove elezioni europee che ci saranno in primavera. Tutti vedevano come la soluzione a tutti i problemi questo obbligo tramite il pagamento di una tassa a chi non si presenta, che verrà ricapitata direttamente a casa. Grazie. Ma appunto, al di là della mia opinione personale, che non conta niente naturalmente, è la mia opinione personale, è che meno obblighi e meno divieti ci sono, meglio è, e quindi sono istintivamente contrario a qualunque novità che comporti nuovi obblighi e nuovi divieti. Ma al di là di questo, poi bisogna vedere nel merito caso per caso, è solo una reazione a pelle questa. Per carità, io credo che, non so se vi ho convinti, ma io mi sono convinto che appunto la democrazia è una cosa che va rabberciata continuamente, dove non c'è niente di sacro e intoccabile, dove è tutto provvisorio, messo lì, cercando di vedere se funziona o non funziona. Poi io sono forse influenzato dal fatto che, come qualcuno dei colleghi presenti, sono un medievista, e cioè studio un mondo dove nel comune di Firenze i priori che governavano la città cambiavano ogni 2 mesi, e ogni 2 mesi, il giorno prima, si riunivano dei consigli per dire: come, con che criterio eleggiamo i priori questa volta? Cioè, non solo cambiava il governo ogni 2 mesi, ma cambiava anche il criterio con cui nominare il governo, e loro lo trovavano normalissimo. Se avessero saputo che noi ci mettiamo decenni per fare una piccola modifica costituzionale, sarebbero rimasti sbalorditi. Quindi la democrazia, tutto si può cambiare e tutto si può sperimentare. Potremmo provare a ragionare su cosa succederebbe se ci fosse l'obbligo di andare a votare, che c'è già. Ufficialmente c'è scritto: il voto è un diritto e un dovere del cittadino, ma essendo un dovere per cui non si pagano multe, non frega niente a nessuno. Se ci fosse una multa da pagare, diventerebbe molto chic non andare a votare. Perché io, sono, essendo ricco, io pago la multa, cosa vuole che me ne importi? Invece quei poveracci sono costretti ad andare. Quella potrebbe essere una conseguenza. Certamente a naso, se l'idea è: vogliamo davvero coinvolgere tutti nelle decisioni, allora perché no? Ci si potrebbe anche provare. Però è chiaro che un'altra corrente direbbe: non vogliamo coinvolgere tutti, vogliamo coinvolgere tutti quelli a cui interessa. Anzi, prendiamo anche il meglio dell'oligarchia, coinvolgiamo tutti quelli che se ne intendono davvero, i migliori, ma non proibendo agli altri di andare, semplicemente creando un sistema in cui sarà naturale che i migliori sono interessati e vanno, e gli altri invece vuol dire che non gli interessa e non vanno. Insomma, si può prenderla e palleggiarla da tanti punti di vista, come vede. Bene, grazie. Noi ci rivediamo fra... Ci rivediamo fra 20 minuti con il professor Franco Salvatore. Scusa, scusa, scusa.
Però non voglio dire che non c'è la luce,
microfono, microfono. Sì, sì. Pronto? Per favore facilitiamo il reingresso dei nostri colleghi. Prego. Va bene. Allora, pronto? Un po' di silenzio per cortesia. La seconda parte della mattinata vede come ospite il professor Franco Salvatori. Il professor Franco Salvatori è un docente della nostra università presso questa facoltà, Facoltà di Lettere e Filosofia, di cui è stato preside per lungo tempo, dal 1994 fino al 2007. Cosa dire? Una lunga carriera alle spalle, ha iniziato la sua carriera all'Università di Roma La Sapienza, dove tutti quelli della nostra generazione hanno iniziato, poi è stato professore all'Università di Chieti e dal 1990 è professore straordinario all'Università di Sassari, dal 1993 è professore ordinario presso quest'Ateneo. Franco Salvatori ha avuto diversi incarichi istituzionali, tra cui è stato presidente della Società Geografica Italiana dal 1997 al 2013, membro del Comitato Scientifico del Dipartimento Patrimonio Culturale del CNR, membro del Comitato Scientifico per l'istituzione del Museo dell'Emigrazione Italiana, membro di alcune riviste scientifico-culturali quali l'IMES, Civiltà Europea, rivista della Scuola IAD, molte pubblicazioni nazionali ed internazionali, diversi premi e riconoscimenti, tutti naturalmente rintracciabili in rete. Lascio senza altro indugio la parola al professor Franco Salvatori, che ci parlerà per una società multiculturale. Grazie. Andate su internet e troverete tutto. Questo ha detto il professore poc'anzi a introduzione e a presentazione dell'intervento del professor Barbero. Io prendo spunto proprio da queste parole per introdurre il tema che mi è stato affidato e che ho accettato molto volentieri di trattare, cioè per una società multiculturale. Poi tornerò un momento su quel per una società multiculturale. Prendo lo spunto dalle parole del professor Davoli perché secondo l'impostazione che vorrei dare, la prima questione che vi vorrei ricordare è un dato che certamente non vi è sfuggito nei mesi scorsi, e cioè il fatto che, secondo valutazioni attendibili, oltre la metà degli attuali abitanti della Terra è connessa alla rete. Qui probabilmente è il 100% dei presenti che è connesso, che siamo connessi alla rete. Anche di più qui dentro? Sì, perché hanno più di un telefonino. Ah, giusto. Beh, ma comunque i cervelli sono quelli presenti. Sono infatti ad oggi 4 miliardi gli utenti di internet. Mezzo mondo è in rete.
Dato questo che è destinato ad aumentare nei prossimi immediati anni in maniera esponenziale, se estrapoliamo, se verifichiamo il trend di incremento delle connessioni a internet, nei prossimi anni rapidamente raggiungeremo la quasi totalità degli abitanti sulla Terra connessi ad internet. E questo dato va soprattutto valutato anche per la circostanza che ancora più rapida è la crescita del potenziale digitale, cioè mentre sempre più individui, persone sono connesse alla rete, la rete diventa sempre più potente, tanto che, usando ancora le parole, in rete troviamo tutto. 4 miliardi di terrestri, se mi passate questo termine, sono in connessione tra di loro, 4 a oggi. 4 miliardi di cervelli sono in connessione tra di loro, costituiscono in qualche maniera un unico. E la crescita esponenziale delle adesioni e della potenzialità dell'adesione fa sì che questo sia un dato al quale dobbiamo fare assolutamente riferimento per capire il presente. Io sono d'accordo col professor Barbero che nessuno è in grado di capire quale sarà il nostro futuro. Nessuno di noi è in grado di dire domani, a distanza di 24 ore, cosa saremo. Però alcune proiezioni possiamo certamente farle proprio sulla base del metodo storico. Il professor Barbero ci ha detto: l'oggi ha le radici in ieri, il domani ha le radici nell'oggi, e quindi certamente questa evidenza che ho voluto proporvi, cioè della crescita rapidissima della connessione in rete, è una evidenza che da qui a qualche anno continuerà ad essere un riferimento importante della nostra esistenza. Perché? Perché a mio giudizio questo è l'esordio ormai stabilizzato, concretamente stabilizzato, di quella autentica rivoluzione che chiamiamo, che definiamo digitale, cioè il mondo da un punto di vista della sua organizzazione è sempre più legato alla circostanza che il passaggio dall'analogico al digitale e il fatto che gli abitanti, noi abitanti, poi il mondo non è abitato soltanto da noi, e di questo ne siamo sempre più consapevoli, è un mondo che dovrà vivere questa nuova realtà, che è una realtà sempre meno evolutiva rispetto al passato, anche recente, e sempre più rivoluzionario, cioè ne cambia la prospettiva non solo quantitativa ma anche qualitativa. Certamente la questione della connessione, cioè i 4 miliardi attuali, i 5, i 6 che saranno nei prossimi anni, il fatto che nello smartphone che abbiamo ognuno con noi abbiamo l'intero mondo a nostra disposizione, tutto, come l'ha definito il nostro presentatore, ha ancora tutta una serie di questioni da affrontare. C'è certamente la questione dell'accessibilità alla connessione, cioè del divide, cioè il fatto che c'è un differenziale significativo di connessione di ordine generazionale.
voi siete, tecnicamente siamo connessi alla stessa maniera, ma voi siete, a differenza di me che ho alcuni decenni più di voi, più connessi di quanto non sia io, almeno da un punto di vista della disponibilità ad essere in rete, ma c'è anche un differenziale di tipo sociale, di tipo economico, di tipo politico, di tipo culturale e dalla mia prospettiva, che è quella del geografo, c'è soprattutto un differenziale di tipo geografico, perché il mondo ancora conosce sostanziali differenziali di sviluppo, di crescita tra parti e parti del mondo, tra quello che continuiamo a chiamare il mondo sviluppato e quello in via di sviluppo. Ma è innegabile che questo differenziale va colmandosi e che quindi l'immediato futuro col quale dovremo confrontarci è segnato da questa rivoluzione che viene definita rivoluzione digitale. C'è un'altra problematica con la quale certamente dovrete confrontarvi, e cioè quello che il tutto al quale faceva riferimento il professor Davoli va selezionato, cioè vanno individuate modalità di comprensione di quel tutto, perché ci arriva una quantità di informazioni, abbiamo a disposizione una quantità di possibilità di lettura che ci in qualche maniera limita nella qualità della lettura. Questo è un problema di un certo rilievo col quale certamente voi e anch'io, per quello che mi resta di esistenza, dovrò confrontarmi. Certamente anche su questo vorrei soffermarmi un momento. Questa realtà della rivoluzione digitale è l'espansione tendenziale con la quale, ripeto, dovremo confrontarci nel tempo e nello spazio, di quel processo che conosciamo tutti sotto la dizione di globalizzazione, un processo che è partito certamente con la modernità e che vedrà impegnate le prossime due, tre generazioni in maniera, ritengo, irriversibile, anche se, come dire, forze, resistenze all'attuale modalità d'essere del processo di globalizzazione si vanno manifestando un po' dappertutto nel mondo, soprattutto nel mondo sviluppato, ma non soltanto, perché fenomeni di riscoperta del locale o di rivalutazione del locale, di sovranismi, volontà di ridare forza a limiti, a frontiere, a confini, è abbastanza diffusa in questi nostri anni. Ma ciò non di meno, io almeno questa è la mia impressione, sulla quale vi invito comunque a riflettere, ciò non di meno reputo trattarsi di processi reattivi piuttosto che di processi che in effetti siano in grado di modificare la traiettoria, nel senso che la forza della globalizzazione, almeno nei prossimi 20, nel medio termine, resterà tale, non fosse altro per appunto l'incidenza della tecnologia che va in una direzione che difficilmente vedrà ostacoli tali da modificarne la traiettoria. Dicevo, un processo, quello della globalizzazione, che si è avviato con la modernità
e che, come ci insegna il professor Barbero, è strettamente legato nel suo esordio, nella sua genesi, alla rivoluzione nautica, a quanto è avvenuto di tecnologicamente rilevante nella capacità dell'umanità di navigare, cioè di andare per mare. È la rivoluzione nautica e l'innovazione tecnologica connesse che hanno modificato la capacità dell'uomo di trasportare e di viaggiare, alle quali sono conseguite le grandi scoperte geografiche, l'allargamento degli orizzonti, le grandi connesse poi alle grandi rivoluzioni, alle grandi modificazioni qualitative legate alla stampa e quindi il profilo culturale che la modernità ha comportato, la polvere da sparo, la polvere pirica, quindi la gestione dei conflitti che da un certo momento in poi hanno vissuto modalità assai diverse da quelle precedenti in termini di gestione di conflitti armati. Un processo questo della globalizzazione, cioè dell'allargamento degli orizzonti dell'agire umano all'intero globo, che in una prima fase, vale a dire per tutto il Cinquecento e buona parte del Seicento, ha riguardato in prevalenza la natura, vale a dire la rivoluzione nautica ha consentito di trasportare con estrema facilità rispetto al passato, a costi assai più bassi e in quantità anche per l'allargamento della natura a disposizione con le scoperte geografiche, ha riguardato anzitutto i beni agricoli, i beni minerari e quant'altro, e che poi è proseguita nei secoli successivi globalizzando il mercato del lavoro nelle varie forme che tutti voi avete avuto modo di conoscere attraverso i vostri studi, vale a dire lo schiavismo in una certa fase e poi le grandi migrazioni proletarie in una fase successiva, e da ultimo, e questo siamo già ormai al XX secolo, la globalizzazione ha riguardato il capitale e l'impresa, nel senso che il fattore produttivo capitale ha cominciato a organizzare la sua capacità di fattore produttivo a livello globale piuttosto che nazionale o sovranazionale, attraverso lo sviluppo, il professor Barbero ci ha letto un brano interessante dove venivano citate le multinazionali come vero motore dell'organizzazione globale. Questo processo, ripeto, iniziato con le grandi scoperte, simbolicamente con la scoperta dell'America ad opera di un navigatore, cioè di Cristoforo Colombo, ha proceduto, si è arricchito via via, ha coinvolto via via stratificazioni sempre più importanti dell'organizzazione sociale, economica e politica, fino a questi nostri giorni, quando una seconda rivoluzione nautica si è verificata, e cioè quella che non a caso noi chiamiamo navigazione in rete, la navigazione su internet. Cioè il fatto che
l'orizzonte mondiale si è ulteriormente allargato, di fatto anche rimpicciolendo, se mi consentite questa espressione, il mondo, rendendo meno importanti le distanze, così come aveva fatto la rivoluzione nautica degli esordi dell'età moderna, la vicinanza di ciò che accade agli antipodi attraverso la rete è tale, attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione è tale che ci potrebbe indurre a pensare che addirittura le distanze si siano annullate e che il nostro agire oggi, anche in questo momento, di fatto è un agire globale. Abbiamo cioè come riferimento l'intero mondo, pur con quelle preoccupazioni cui vi ho fatto cenno, e cioè il fatto che avere a disposizione l'intero mondo ci deve porre di fronte alla questione quali sono i filtri che abbiamo, quali sono gli strumenti che dobbiamo elaborare per poter comprendere quell'intero mondo che abbiamo a disposizione. La globalizzazione, così come vi ho accennato, può essere considerata, e di fatto lo è, da molte prospettive, riguarda in effetti molte prospettive, in primo luogo anche per il peso che in questo nostro in questa nostra attualità hanno, riguarda in primo luogo l'economia, cioè la produzione e il consumo di beni, ma non è soltanto questa la dimensione, la prospettiva alla quale, attraverso la quale, per la quale dobbiamo guardare alla globalizzazione. Quella che vi propongo e che per me, che a me sta più a cuore, è appunto quella geografica, cioè la circostanza che la rivoluzione digitale, lo straordinario livello raggiunto nell'innovazione tecnologica, che in maniera emblematica riferiamo alla rete, a internet, ha fatto sì che l'insieme dei processi nei quali e dei quali facciamo parte abbiano in questo momento della storia dell'umanità una larghissima prevalenza alla scala globale rispetto a tutte le altre scale. Ripeto, le altre scale continuano a avere una loro rilevanza. Certamente per noi, come sempre è stato, la scala locale è una scala che ha una sua importanza esistenziale, e perché è nel nostro piccolo orizzonte quotidiano che noi svolgiamo la nostra esistenza, che abbiamo le nostre amicizie, le nostre frequentazioni, le nostre idealità concretamente in essere. E tuttavia siamo sempre più immersi nella scala globale. Quello che mangiamo ormai non ha un riferimento locale, non mangiamo quello che produce l'orto accanto a noi, mangiamo quello che viene prodotto in Africa piuttosto che in Asia, piuttosto che in Sud America o in Nord America. Non leggiamo soltanto ciò che viene prodotto in lingua italiana, per cambiare scala e pensare quindi alla scala nazionale, tra l'altro una scala che per tutta la modernità è stata la scala effettiva di riferimento del nostro orizzonte oltre quello locale, tanto che Stato e Nazione hanno avuto questa coincidenza per almeno 3 o 4 secoli.
ma lo stesso Stato nazionale, nel caso nostro lo Stato Repubblica Italiana, è uno Stato che è in forte difficoltà per esercitare la propria caratteristica principale, cioè la sovranità, rispetto alla scala globale. Ci sono una serie di fenomeni, di questioni che non sono più sotto il controllo di Palazzo Chigi o di Palazzo Madama o di Palazzo di Montecitorio, sebbene, e qui c'è la questione della democrazia, eccetera, tutti i temi che brillantemente e tutte questioni che brillantemente ci ha messo sotto gli occhi il professor Barbero. Lo Stato nazionale, dicevo, non ha più la possibilità, pensate semplicemente, se ho ben espresso quanto vi sto dicendo in premessa, quanto riguarda il movimento dei capitali. Il capitale è la molla principale, è il fattore principale di organizzazione della vita sul pianeta in questo momento. Ci ha citato Piketty un'opera che vi consiglio, se avete la possibilità, di leggere, perché il capitale è in maniera assoluta in questo momento il fattore e il detentore naturalmente del capitale, che si è fatto finanza, che non è più soltanto il capitale materiale, cioè i macchinari, i mezzi di produzione, eccetera, ma è soprattutto finanza. Pensate quale possa essere la capacità dello Stato attuale, degli Stati nazionali attuali, di governare i trasferimenti di capitale, cioè di alzare barriere, di alzare frontiere, di mettere dei limiti, che sono quei confini che avete visto per anni sulle carte geografiche, che appunto sono sempre più permeabili, sempre meno tali, sempre meno capaci di rappresentare effettivamente il limite della sovranità di uno Stato rispetto ad altri stati sovrani. Pensate quello che sta capitando in questi giorni anche al nostro paese, quando il meccanismo del cosiddetto spread, cioè del differenziale di rendimento dei titoli del debito sovrano, non sono l'effetto delle azioni dirette di uno Stato sovrano, ma sono l'effetto di processi che sono a scala globale, perché i creditori dello Stato del debito sovrano italiano sono sparsi per tutto il mondo e non agiscono e non ragionano più in termini di scala nazionale, ma appunto di scala globale. Si spostano i capitali con un semplice click o addirittura dallo smartphone, e questo determina delle conseguenze che politicamente lo Stato nazionale non è più in grado di controllare o di gestire convenientemente. Da qui il desiderio appunto di rialzare per quanto possibile frontiere, che siano magari in un primo momento finanziarie, fino addirittura alle frontiere fisiche, cioè ai muri, ma di questo parleremo tra qualche momento. Dicevo quindi, la scala globale è la scala dominante, questa è la prospettiva che vi propongo, sulla quale vi propongo di riflettere, mentre le altre scale sono scale in questo momento, sia la nazionale sia la sovranazionale. Per scala sovranazionale vi propongo fondamentalmente le grandi organizzazioni sovrastatali, per quanto ci riguarda l'Unione Europea. Certamente una gran quantità di realtà con la quale conviviamo ha a che vedere con l'Unione Europea, certamente una gran quantità delle questioni che affrontiamo tutti i giorni derivano o hanno conseguenze alla scala nazionale, certamente alla scala locale, ma su tutte queste scale geografiche, in questa fase della storia dell'umanità, è la scala globale quella che domina. La connessione globale attraverso la rete, di fatto,
comporta attualmente oltre, come dicevo, la metà e tendenzialmente la totalità degli abitanti della Terra, delle persone che vivono sulla faccia della Terra e che hanno a disposizione queste persone la totalità dello stesso patrimonio di conoscenze e di cultura, ma anche, e questo è l'altro elemento che mi preme sottolineare, hanno anche in connessione le strutture cognitive, le elaborazioni concettuali e le elaborazioni culturali. Voglio dire che un processo di globalizzazione della conoscenza e della sua elaborazione culturale, cioè il fatto che siamo sempre più in connessione con le culture altre, ci pone continuamente in una situazione di confronto con le culture altre e quindi anche con le reattività di salvaguardia della propria cultura rispetto alle singole altre culture e di chiusura alle scale più grandi di quella globale, cioè la scala, ripeto, locale, nazionale, sovranazionale, con le loro proiezioni politico-ideologiche, etnico-religiose, financo pseudo-razziali, perché se certamente quotidianamente ci confrontiamo con il resto del mondo e tendiamo quasi di necessità a voler sottolineare la nostra identità rispetto al resto del mondo, scattano meccanismi appunto di auto-identificazione e di salvaguardia, ma dove però, e qui tutta la questione sulla quale vi prego di riflettere per l'oggi e per l'immediato domani, l'affiancamento delle culture è ineludibile. Fino a due generazioni fa, forse addirittura la generazione precedente alla nostra, alla mia, si sapeva dai libri che esistevano altre culture, anzi, che ne so, tanto per citare, fortune letterarie si sono costruite su una letteratura dell'altro e dell'altrove. Pensate alla letteratura italiana rappresentata dai romanzi di Salgari. Però ci arrivava in questa maniera. Oggi siamo immersi in questa realtà e quotidianamente ci confrontiamo con l'altro e con l'altrove e con le culture dell'altro e con le culture dell'altrove. Questo rapido incedere, questo rapido svilupparsi della globalizzazione, cioè questa rapidità nel nostro coinvolgimento in processi che non sono quelli locali e quelli nazionali o quelli sovranazionali, ma sono quelli globali, oltre a questo avvicinamento virtuale, perché tale ancora resta fondamentalmente attraverso la rete, attraverso lo smartphone, attraverso il nostro PC o attraverso i mezzi di comunicazione di massa, in particolare la televisione, questo processo, dicevo, ha favorito di molto questo avvicinamento culturale e virtuale, scusate, nostro, di ogni singola persona con il resto dei 7 miliardi e mezzo di individui e di persone che sono nel resto del mondo, ma ha anche favorito
l'avvicinamento fisico, e di questo bisogna che ci si renda conto. In che senso? Nel senso che la mobilità fisica, grazie ai processi di globalizzazione, è enormemente aumentata. Tra tutti i flussi che si articolano sulla faccia della terra, merci, capitali e persone, tra tutti questi certamente viaggiano milioni di tonnellate di merce ogni giorno sulla faccia della terra. Certamente viaggiano, si muovono sulla faccia della terra miliardi di dollari ogni giorno, centinaia, migliaia di milioni di dollari ogni giorno sulla faccia della terra. Ma si muovono anche milioni di persone tutti i giorni, la mobilità fisica non riguarda soltanto capitale e merci, ma riguarda anche le persone. E malgrado spesso abbiamo l'impressione che siano più importanti le merci, che siano più importanti le merci, intendo non soltanto i prodotti più usuali, ma anche quelli a cui non pensiamo, i flussi energetici, per esempio, il petrolio, il gas, cioè tutta quella serie di merci che sono essenziali per il nostro vivere quotidiano. Oggi noi ci stiamo scaldando qui con il gas che viene dalla Russia o che viene dall'Algeria, non ci stiamo scaldando con il legno che fino a qualche secolo fa tagliavamo dai boschi a 20, 30, 40, 50 chilometri da Roma. Ma le persone, perché, ripeto, contrariamente a quello che pensiamo, merci o capitali ancora di più, le persone ancora hanno il loro peso, la loro rilevanza nell'organizzazione del mondo, così come lo stiamo vivendo, come lo stiamo costruendo, come ci immaginiamo debba essere. Ve lo accennavo prima, l'impedenza, cioè la resistenza esercitata dalla distanza, grazie alle rivoluzioni tecnologiche che si sono succedute nel tempo, e ultima la rivoluzione digitale, tende ad essere sempre meno importante, prossima allo zero. Per alcune questioni certamente la distanza è ridotta a zero. Voi potete benissimo mandare un vostro messaggio ognuno di noi può mandare un nostro messaggio a un nostro interlocutore a migliaia o a decine di migliaia di chilometri in qualche frazione di secondo. Soltanto qualche generazione fa utilizzavamo un mezzo che era già di per sé rivoluzionario, cioè scrivevamo un foglio, lo mettevamo dentro una busta, mettevamo un'altra grande innovazione che era il francobollo, infilavamo in una buca e dopo qualche giorno il messaggio arrivava. Era la distanza che determinava questo effetto di qualche giorno, quindi spazio-tempo che si connettevano in questa maniera. Adesso questo, almeno per la messaggistica e addirittura l'oralità attraverso WhatsApp, la rete, siamo in grado di far arrivare i nostri messaggi in maniera istantanea anche a decine di migliaia. Quindi la distanza è diminuita di molto. Resta ancora un fatto importante lì dove le quantità da trasportare diventano considerevole, significative, resta ancora soprattutto in termini psicologici, in termini di considerazione di ciò che c'è distante, in termini di diversità
rispetto alla nostra visione quotidiana, locale, che abbiamo del mondo. Per esemplificarvi, vi accenno soltanto che ogni anno, almeno nel 2018 è stato così, oltre 1 miliardo di persone, per la precisione nel 2018 sono stati 1 miliardo e 300 milioni di persone, viaggiano per il mondo per motivi turistici. È un dato, se voi lo considerate attentamente, importantissimo in termini quantitativi. 1 miliardo e 300 mila e 300 milioni di persone che si spostano per motivi di turismo significa che abbiamo un turista ogni 6 abitanti della Terra per ciascun anno. Soltanto 10 anni fa erano 1 ogni 8 e si immagina che da qui ai prossimi 10 anni saranno 1 ogni 5, 1 ogni 4, perché lo sviluppo tendenziale delle attività turistiche, malgrado tutto ciò che si oppone a uno sviluppo del turismo, terrorismo internazionale, problemi vari in giro per il mondo, resistenze culturali, eccetera, ciò non di meno il turismo è un fenomeno che ha molto a che vedere col fatto che le distanze possono essere superate in maniera molto, molto più facile che non in passato, sintetizzando, con minor costo che non in passato. Ognuno di noi può salire su un aereo con poche decine di dollari, di euro, e trasferirsi anche in località turistiche a centinaia o a migliaia di chilometri, cosa che era impensabile soltanto fino a 20-30 anni fa. Se i flussi umani, i flussi di persone esemplificati dal turismo sono questi, non meno importanti sono i flussi di persone, ma da un punto di vista qualitativo assai più importanti, i flussi di persone legati alle migrazioni internazionali. Nel 2017 sono stati 250 milioni gli abitanti della Terra che hanno migrato, superando confini statali a livello internazionale. In questo dato non c'è la migrazione interna ai singoli stati, ma c'è l'immigrazione a livello internazionale. 250 milioni significa 3 migranti ogni 100 abitanti del pianeta. Quello che vorrei darvi come dato di curiosità, ma che curiosità non è, a differenza del turismo o a differenza di altri flussi di persone legati comunque a motivazioni di lavoro o di studio, come nel caso di Erasmus, eccetera, eccetera, il dato relativo dei migranti a livello mondiale è un dato stabile. È un dato stabile perché 10 anni fa i migranti erano sempre 3 ogni 100 abitanti della Terra, e in 10 anni la popolazione mondiale è cresciuta di molto. Il dato complessivo, cioè 250 milioni nel 2017, è un dato dovuto alla circostanza che la popolazione mondiale continua ad aumentare, ma le migrazioni sono un dato stabile, non più del 3% della popolazione migra in maniera stabile a livello internazionale. Questo perché la sensazione che viene diffusa dai mass media o dai problemi che anche quotidianamente ci vengono sottoposti dalla politica in primo luogo, o anche dal vivere quotidiano, ci danno l'impressione fallace, sbagliata,
che il fenomeno migratorio sia un fenomeno biblico, anzi viene spesso definito in questi termini, cioè masse di popolazione che si sposta per i vari motivi, la guerra, le carestie alimentari, i cambiamenti climatici e soprattutto la povertà e quindi i motivi di lavoro, i motivi di reddito, di conseguimento di livelli di reddito migliori di quanti non se ne abbia nei luoghi dove si è nati. Questo dato va meditato, cioè il fatto che i 250 milioni sono il frutto della circostanza che siamo 7 miliardi e mezzo e che tra poco saremo 8 miliardi. Ma la percentuale storicamente nell'ultimo secolo è rimasta sempre stabile. Naturalmente cambiano le aree, questo sì, in virtù del meccanismo di diffusione dello sviluppo, dei processi di modificazione degli apparati produttivi, dall'industriale al post-industriale o dall'agricolo all'industriale. È il caso dell'Africa. L'Africa sta vivendo un periodo, un momento, una fase storica di sviluppo e è lo sviluppo che provoca l'emigrazione, cioè la quantità di persone che non trovano più possibilità di lavoro e quindi di sostentamento per sé e per le famiglie nell'agricoltura. Non le trovano nell'industria perché ne assorbe di meno di quanto ne libera l'agricoltura e questi devono trovare un luogo dove raggiungere gli obiettivi perlomeno della sopravvivenza. E il luogo più prossimo all'Africa, guardate caso, è proprio l'Europa, il più immediato transito è quello mediterraneo e questa è l'immagine che voi avete sotto gli occhi. Mentre il turismo ha comunque un impatto culturale, certamente ha un impatto culturale, spesso ha un impatto culturale negativo sui luoghi di arrivo, perché mette a contatto popolazioni di determinate culture con culture altre in maniera effimera, in maniera superficiale, provocando falsi schemi di riferimento. La migrazione invece ha un impatto consistente, come potete facilmente immaginare, direi enormemente maggiore di quanto non possa avere il flusso turistico. A questo riguardo però dobbiamo attentamente considerare, oltre al dato quantitativo che di cui vi ho accennato, il fatto che le migrazioni sono state da sempre un fatto normale. Il nostro mondo, così come lo conosciamo, come lo conoscevamo, come è stato, è un mondo fatto dalle migrazioni. La migrazione umana, ma non solo umana, anche delle altre specie viventi sulla superficie della Terra, animale soprattutto, sono alla base di come il mondo è fatto oggi. Se posso usare la metafora e la uso volentieri, sapendo che si tratta di una metafora anche mitica, diciamo così, Roma, il suo impero, non ci sarebbe mai stata se non ci fosse stata un'immigrazione, forse clandestina, non so, di troiani che hanno abbandonato la città e che in seguito a una guerra, quindi una migrazione, profughi politici dovrebbero essere in questo caso, profughi internazionali secondo l'attuale diritto vigente, che hanno raggiunto le coste laziali e che hanno dato vita a qualche cosa che ancora oggi noi guardiamo con molto interesse. Ma più in generale, al di là di questo, le migrazioni sono state la fonte dell'innovazione. È attraverso le migrazioni che ci sono state innovazioni biologiche, economiche, tecnologiche, culturali. Il mondo che ci aspetta, ripeto, sono d'accordo con il professor
Borghero, che nessuno sa come sarà il mondo che ci aspetta e nessuno è in grado. Lì non è stato del tutto sincero il professor Borghero in questo, perché gli storici forse più di altri sanno dirci come sarà il mondo che verrà, non perché hanno il torcicollo e guardano soltanto indietro, e non per la frase fatta, la storia maestra di vita, eccetera, ma perché effettivamente, come lui stesso ci ha detto, l'oggi ha le sue radici in ieri e il nostro domani ha le sue radici in oggi, come vi ho detto all'inizio. Quindi il mondo che noi abbiamo di fronte a noi è un mondo che stanno costruendo i flussi, certamente di merci, certamente di capitali, ma ancor più certamente di persone e i flussi di comunicazione digitali. Un complesso molto intricato, complesso appunto, che deve fare i conti con questa realtà. Quali sono le prospettive che abbiamo di fronte rispetto a questa realtà? Beh, così come il professor Borghero si è avvalso di uno schema di interpretazione dei sistemi di governo consolidato, democrazia, oligarchia, tirannia, eccetera, eccetera, anche qui direi che noi abbiamo di fronte uno schema binario. Di fronte alla circostanza che la rete e i flussi di informazioni, di idee, di confronto, eccetera, abbiamo di fronte due possibilità, certo tutte quelle intermedie, ma estremizzando e per semplificazione, l'omologazione da un lato e la differenziazione dall'altra. In questo momento a livello mondiale, cioè a livello globale, prevale l'idea della differenziazione, cioè bisogna differenziarsi, non ci si può come dire, integrare, non ci si può omologare, ognuno deve difendere la propria specificità, la propria identità, la propria caratteristica culturale. Dall'altra parte invece abbiamo l'idea che forse invece ci si può integrare, ci si può omologare. Io sono convinto che per la forza esercitata dalla rivoluzione digitale, per la forza esercitata dalla storia, l'idea di stabilire barriere, recinti, confini, ambiti entro i quali ci sono determinate caratteristiche e altre invece fuori di quegli ambiti, è quanto di più irragionevole possa esistere, è quanto di più antistorico possa esistere. La vera sfida che abbiamo davanti è governare processi che certamente comportano gradi di conflittualità. La conflittualità fa parte del nostro modo di essere. Certamente la società multiculturale che vi ho in qualche maniera configurato è una società che rega con sé conflitti, ma che rega anche con sé il germe della vera convivenza. La separatezza induce alla permanenza del conflitto, alla permanenza della divaricazione, alla permanenza della circostanza che i bianchi sono diversi dai neri e che i neri sono diversi dai bianchi e che è bene tenerli separati per evitare commistioni, perché prima difendo la mia integrità culturale, che ha qualcosa di molto pericoloso dietro, che poi magari si può, come dire, in qualche maniera anche mascherare. Difendo la mia integrità economica, la concorrenza per esempio sul mercato del lavoro e così via, cioè tutti fatti che non possono che essere vissuti
da un punto di vista personale in termini di salvaguardia di se stessi, che però è una visione miope, è una visione miope che chiede invece di accogliere la sfida. Il professore mi sta dando il segnale, essendosi spostato, che ho concluso il mio tempo e quindi concludo, che la sfida che abbiamo di fronte è una sfida di accoglimento della integrazione, cioè della necessità che non si pongano ostacoli alla libertà di movimento sulla faccia della terra, perché la libertà di movimento sulla faccia della terra ha creato le condizioni che noi oggi viviamo di crescita e di sviluppo, e tentare di ostacolarlo sarebbe, al di là dell'onerosità di farlo e della fatica e della spesa e del dispendio, sarebbe del tutto inutile. Grazie. Bene. Scusate, abbiamo tempo per qualche domanda, se ci sono. C'è un ragazzo lì. Volevo sapere se il professore poteva spendere qualche parola in più riguardo alla cosa che ha detto, che abbiamo una forte migrazione dall'Africa perché l'Africa sta vivendo un momento di forte sviluppo economico, che apparentemente sembra una contraddizione, per cui ecco, se può spiegare meglio questo rapporto di causa effetto tra sviluppo dell'Africa e forte migrazione da parte dell'Africa. Grazie. I fenomeni migratori interni in Italia, come certamente molti dei presenti in sala sanno, si sono verificati quando il nostro paese ha cominciato a vivere lo sviluppo, in particolare lo sviluppo industriale. In età giolittiana, quando l'Italia del nord-ovest ha cominciato a sperimentare l'organizzazione industriale del lavoro e dell'economia, è partita la grande migrazione internazionale dell'Italia. Quando c'è stato il secondo momento di sviluppo interno, cioè nel secondo dopoguerra, buona parte di quei flussi hanno conosciuto l'emigrazione interna dal sud verso il nord Italia, in parte anche verso il centro. Quindi c'è una connessione ben studiata da chi si occupa di economia regionale e di geografia economica tra sviluppo e migrazione. Un paese che è in stasi, un'area geografica che è in stasi, non sviluppa migrazione. Perché? Perché non si ha la cognizione della possibilità di un'esistenza diversa e migliore, in genere valutata come tale, rispetto all'esistente. Quindi è il meccanismo di sviluppo che genera la propensione ad emigrare. Si sa che esiste la possibilità di organizzare la propria esistenza in maniera diversa e che in qualche parte del mondo esiste questa opportunità. Questo è avvenuto un po' dappertutto, è avvenuto nell'ambito di tutto l'arco mediterraneo settentrionale, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e così via. Attualmente in Africa si stanno verificando esattamente gli stessi meccanismi. L'Africa, come sapete, è intanto un'area dove ci sono enormi interessi internazionali di accaparramento del fattore produttivo natura, minerali, fonti di energia e terra non in senso metaforico, terra concreta. Tutti sappiamo per esempio che la Cina sta comprando enorme
quantità di terreni in Africa, perché investe nella direzione di una produzione alimentare, eccetera, eccetera, eccetera. A parte questo, l'Africa sta vivendo una fase di avvio dello sviluppo economico. Ci sono aree africane che si stanno sviluppando. Questo provoca movimenti interni, ma movimenti interni limitati, così come sono stati limitati i movimenti interni nella prima industrializzazione italiana all'inizio del Novecento. L'opportunità non esisteva in Italia fino a quel momento. Quindi i movimenti migratori dall'Africa sono extracontinentali. Le aree di sviluppo sono aree dove ci sono significativi miglioramenti in termini di PIL, se il PIL ha un suo di prodotto interno lordo, se il PIL ha un suo significato di lettura dei meccanismi di sviluppo, secondo le organizzazioni internazionali continua ad averne, e l'Africa registra tassi di incremento del PIL maggiori per esempio del continente europeo nel suo insieme. Certo, molto diversificati però, come accade sempre nello sviluppo. Non è che si sviluppa interamente un'area, ma prima alcuni poli e poi potrebbe esserci, non è detto che ci sia sempre, potrebbe esserci un fenomeno di propagazione dei processi di sviluppo. Questo sta avvenendo in Africa, un'Africa che, così come era il nostro Mezzogiorno negli anni 50, area depressa e demograficamente vitalissima, è un'area che sta vivendo, soggetta il Mezzogiorno all'intervento straordinario per la Cassa per il Mezzogiorno, alle prime industrializzazioni, ai primi grandi complessi industriali di impianto pubblico, eccetera, no? Oppure di ammodernamento, perché questa è pure l'altra fase, forse addirittura più importante della industrializzazione, di ammodernamento dell'agricoltura. È l'ammodernamento dell'agricoltura che espelle manodopera dall'agricoltura, è la meccanizzazione, eccetera, eccetera, è la razionalizzazione, la capitalizzazione dei processi di produzione agricola. L'Africa sta vivendo questo e ha tassi di sviluppo demografico enormemente superiori a quello delle regioni contermini, in particolare dell'Europa. E quindi c'è questa spinta che... possiamo costruire tutti i muri che vogliamo, tutti i valli nel senso romano di difesa dell'Europa, possiamo fare dell'Europa una fortezza, ma alla fine non è questo il metodo per uscire, forse tampona, questo sì, figuriamoci, però non è questo il metodo per risolvere i problemi. Bene, altre domande? Io ne avrei una, se permetti. Volevo chiederti qual è il rapporto delle migrazioni, proprio in seguito a questa risposta che hai dato, fra l'emigrazione africana verso la Cina rispetto alla migrazione africana verso l'Europa. Quali sono le condizioni che le rendono dissimili, se sono dissimili? Ma a me non risulta che ci sia un flusso consistente di migrazione africana verso la Cina. La migrazione africana è diretta in prevalenza, in larga prevalenza, verso l'Europa, almeno le migrazioni di massa. Poi ci sono migrazioni selettive che vanno verso i paesi arabi, per esempio, lì dove le economie fondate sul petrolio hanno innescato un meccanismo di importazione di manodopera considerevole, perché lì la densità demografica è molto bassa e quindi i fenomeni di sviluppo del Vicino Oriente e in particolare dell'area del Golfo hanno creato flussi migratori anche dall'Africa. Non mi risulta che ci sia questa realtà. È un problema di carattere demografico, perché anche la Cina è molto popolata,
popolosa oppure perché è un problema la Cina per esempio, non è, legata alla religione? La Cina non è molto popolosa, la Cina ha fenomeni demografici purtroppo preoccupanti per gli stessi cinesi, di freno della crescita demografica, nel senso che quando hanno praticato politiche demografiche di contenimento dell'espansione con meccanismi fiscali, chi metteva al mondo più di un figlio per nucleo familiare veniva penalizzato da un punto di vista fiscale e anche penalizzato da un punto di vista della società, nel senso che c'era una penalizzazione anche politica, diciamo, nei confronti delle famiglie troppo numerose. Siccome nella cultura cinese l'idea di avere un figlio maschio o un figlio femmina, una figlia femmina, non è la stessa cosa, ma il figlio maschio vale assai di più di una figlia femmina, i meccanismi, le possibilità di individuazione anche post parto, ma anche precedenti del sesso del nascituro hanno indotto in Cina una selezione terribile nei confronti della figliolanza femminile, per cui ci sono molte meno donne, molte meno femmine, per usare il termine più appropriato da un punto di vista demografico, di maschi. E quindi la Cina adesso si trova in una difficoltà pratica di garantire il meccanismo di riproduzione demografica del paese. A breve la Cina, se continua con i ritmi di accrescimento economico-produttivo attuali, che continuano a essere alti malgrado i rallentamenti ultimi, dovrà importare manodopera e probabilmente se fa accordi con l'Africa, come sta facendo con alcuni paesi africani, li importerà anche dall'Africa, ma non mi risulta che ci siano problemi di ordine culturale. La realtà cinese, la cultura cinese, per quanto ne possa sapere, è una cultura molto aperta alla diversità. Non ha mai costituito un vero e proprio discrimine tra essere cinesi o non essere cinesi. Bene. Grazie della domanda e arrivederci.